Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Del Duca Conte. Buon di gente. E dello Chef. Ciao ragazzi. Allora, non episodio se dici così sembra che ci sia Angelo qua. No, c'è lo Chef Rubo. Che Jack, che episodio numero 303, l'ultimo del 2023, prima della kermesse del 21, sì. Ricordiamo alle 8 di sera, diretta Facebook e YouTube, sempre che Mac si ricordi di farci la copertina, se no andiamo... Vedremo se ve la meriterete. Beh, insomma, auspichiamo di potervi offrire anche la copertina dell'evento, che sarà ovviamente poi... anche la copertina dell'episodio che uscirà, come sempre facciamo quando facciamo le dirette, nei giorni successivi al 21 uscirà l'episodio podcast vero e proprio che andrà a chiudere questo settimo anno di Dunwich Buyers Club. Episodio numero 304, abbiamo passato la boa del 300. No, 303. No, la prossima è 304. Quindi passiamo la boa del entriamo nell'ottavo anno di attività. Siamo lanciati verso i 500, Jack. Ormai in realtà no, il settimo anno finirà a Modena, quindi a maggio. Sì, però entriamo nell'ottavo anno. Da maggio. Ragazzi, il primo episodio no, adesso. No. Ale, se noi abbiamo il primo anno di attività è stato il 2017. Sì. Sì, quindi, ad aprile 2017, però. Esatto. 2024. Entriamo nell'ottavo anno di attività. Sì, che poi ho capito, Ale. No, comunque il 17 aprile cioè, del 2017. Guarda le dita, sì, 2017, no, 18. No, cioè, è sbagliato perché il 2017 tu devi contare l'anno dopo, cioè 2018. Sì, ragazzi, il primo anno non abbiamo sono 7, 19, 20, 21, 7, 22, 23. È l'ottavo, fammi 20. Finire. È l'ottavo anno, l'ottavo anno di calendario, sì, in cui produciamo puntate di podcast. Sì. Non ho detto che finisce il settimo anno. Non riesco a capire, aiuto. No, ho capito, ma continua a essere maggio. No, Ale, no. Abbiamo se parli di anno solare, sì. Se, oh, parli, grazie, di anno, se parli di anno lavorativo, no. No, esatto, deve ancora finire il settimo anno. Io però... non parlo mai in anni solari, parlo solo in anni questa volta mi sono sentito di farlo in anni solari. Comunque, se ci avete capito qualcosa o se avete bisogno di domande, scriveteci, vi sapremo. Materiale per la cricca, questa. E allora, sì, infatti. Sì, è anche per un TSO, direi. Sì. Allora, quindi, al di là di tutto, entriamo nel 2024 con 304 puntate. Ve lo aspettavate quando siamo entrati, quando abbiamo iniziato ancora giovani fanciulli nel 2017, proprio in aprile 2017? È stato una lunga cavalcata e settimana prossima, lo ricordiamo, sarà la settima edizione del gioco dell'anno. Miseriaccia. Del gioco, vi ricordate i precedenti vincitori? Io sì, perché li ho ripassati. Voglio vedere se siete bravi anche. Vabbè, Gloomhaven, Jaws of the Lion, Spirit Island, Black Rose Wars. Island, in ordine, in ordine. No, vabbè, in ordine. Allora, Gloomhaven, Spirit Island, sì. Jaws of the Lion. No, Black Rose Gloomhaven, Spirit Island, Black Rose Wars. Per fortuna li avevi ripassati. Jaws of the Lion. Gods. Sleeping Gods. Sleeping Gods. Oddsworn, sì, esatto. E quest'anno chi lo sa. Quest'anno è uno dei più combattuti in assoluto. Perché abbiamo giocato tanto divisi e anche dei titoli grossi che ad alcuni sono molto piaciuti, alcuni non li hanno minimamente giocati. Sì. Quindi sarà una bellissima lotta. Ricordiamo, riservata ai Patreon. Poi, subito dopo la kermesse del 21, pubblicheremo le nostre top 10 personali. Le singole. E devo dire che ogni anno io mi aspetto commenti assurdi, gente che mi insulta, gente che ci insulta, e invece, boh, o non gliene frega niente nessuno, oppure no, vabbè, la gente noi ci ovviamente rispetta molto. Questo è il panel, prima che hai detto. Questo è il panel di giochi che noi frequentiamo, che giochiamo e che serviamo, cioè ormai, cioè se non ti piace il tipo di prodotto che tipicamente portiamo, cambi canale. Sì, diciamo che dopo un po' qua, abbiamo... non ha alcun senso dire ma c'è solo uno che una volta ci ha scritto ma con tutte le figate che ci sono in giro portate questa merda. E io ho detto ebbene sì, è vecchio mio, è così. Apri un podcast, una persona vagamente inciprimita, ma non importa. Ad ogni modo, sì, io suggerirei mettiamo settimana prossima, mettiamo in una busta il nostro presunto vincitore, lo mettiamo sopra il caminetto,
e in diretta apriamo, vediamo se qualcuno ha indovinato. Va bene. Dopo aver visto le liste, quindi? Cioè, no. No. No, perché se vediamo le liste, no, già, certo, facciamo già il caso. Sì, sì, prima che qualsiasi di noi apra la lista e veda la lista, mettiamo il nome di uno dentro una busta. E via. Va bene, dai, dai, vediamo se qualcuno lo becca. Riunione decisionale del DPC in live. Senza filtri. Dai, zufoliamo che è tardi. No, aspetta, no, volevo fare un po' di saluti. Prima, ovviamente, ragazzi, abbiamo i Patreon, Mac. Lo so che per te è scontato, ma c'è una community di persone che ci segue e ogni settimana e ogni mese ci finanzia. Quella ci finanzia. Quella ufficiale, quella che ci paga. Sì, esatto. No, l'altra non è ufficiale, può fare quello che vuole, non ci interessa. Però volevo salutare i nuovi arrivati, sono quelli della settimana scorsa. Volevo fare un saluto Ennio Cretella, che è uno dei pochi che se ne va. No, povero Ennio. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Cosa ti interessa? Però ti salutiamo perché, come dice il vecchio detto, Patreon una volta, Patreon per sempre. Grazie a me. Mio padre direbbe una cosa diversa. Non posso ripetere. Poi ci chiudono il podcast. E ringraziamo il mitologico Ivan Savani, ma soprattutto la moglie che ha preparato dei bellissimi omaggi che siamo riusciti a, come dire, godere appieno solo un paio di settimane dopo la fine della DBCon. Volevo salutare anche il mitico. Ve lo ricordate l'anello che abbiamo portato? Certo, io lo porto. Io ce l'ho in vetrina. Io lo porto ogni volta. Io ce l'ho in vetrina a casa. La vetrinetta in taverna. Numero uno, c'è stato un ascoltatore che in occasione di Modern Play di quest'anno ha siccome lavora con i metalli, ci ha praticamente craftato dei quattro anelli con le nostre iniziali. Incredibile. Stupendo. Sono ancora con le gemme del finito, però. sono ancora abbastanza blastato da questa cosa qua. non riesco a razionalizzare. Io, il mio terrore è che non mi si tolga più l'anello. Ogni volta che lo metto, il terrore mettilo, che mettilo al collo con una catenella. Leso. Allora, volevo chiudere definitivamente il capitolo di Bitcoin. No, non salutiamo anche Lorenzo Cellini che ci ha mandato un bellissimo messaggio, si sta ascoltando 10.000 ore di podcast. Sì, ha uno dei folati che parte dall'inizio magari lo fa su YouTube. Povero Cristo, ha 2 ore di macchina di andata e 2 di ritorno per andare al lavoro. È un episodio, non è che sono... infatti adesso ha detto che è arrivato, l'altro giorno era arrivato al 165... e adesso probabilmente rallenterà in soli 6 mesi e adesso probabilmente rallenterà perché gli episodi cominciano ad aumentare di lunghezza. Comunque io ci tenevo a salutarlo perché ci ha mandato un bel messaggio e poco arriva in zona 3 ore. Esatto. Tempi, quindi ciao Lorenzo. Cercavamo di fare tutto in mezz'ora. Dopo i primi 36 episodi poi basta. Allora, vogliamo incoronare i top giochi della DBCon secondo i voti che sono arrivati. Sì, ma cavolo, hai escluso Kiriai da... No, l'ho rimesso dentro. L'ho rimesso dentro. Ho fatto una patch, un'emenda, ho messo dentro Kiriai, ho messo dentro tutti i giochi che sono stati giocati in più sessioni da più giocatori. Sì, infatti non c'è per esempio i Masters, perché sì, è stata un'unica partita. Sessione, certo. Non c'è i Goonies. È stata fatta una partita sola. Quello che ha ricevuto più risposte naturalmente è stato Challengers, perché ha fatto ovviamente i numeri, dato che poteva tenere 16 persone 16 al volta, gruppo. Sai. Comunque allora però di tutti quelli che l'hanno provato, cioè in un giorno avrò fatto 50 persone, nessuno di queste 50 persone mi ha detto è un gioco terribile, non so come fa a piacervi, cioè nessuno. Guarda, quindi i numeri dicono che una sola persona ha votato 2 su 5. Poi abbiamo 7 persone e non ci sono persone 3 su 5, 21 persone 4 su 5 e 10 persone 5 su 5. Vedi. Ma il gioco che ha performato meglio è stato senza dubbio Prey Another Day, perché Prey Another Day con 19 voti, cioè tanti, quasi la metà di tutti gli invitati alla DBCon, con 14 voti, 73% dei voti sono stati 5 stelle e il 26% dei voti 4 stelle, nessuno sotto, per cui Prey Another Day ha fatto pazzesco.
è stato ovviamente molto favorito dal contesto, come sì, spesso però, accade nei giochi, però sì, però ha, voglio ha dire, performato. Non è un gioco che anzi per come è strutturato, no. Diciamo che c'è una falla in questa classifica, non è un gioco che deve piacere a tutti, no, perché non c'è nessuna falla, hanno votato in maniera anonima, no, ho capito, falla, ma se 40 persone giocano a Challengers e 3 persone giocano per no, la differenza è molto poca, Mac. Okay. Cioè, stiamo parlando 19 contro 26, non è che succedano, cioè, ho capito, sicuramente valgono di più quelli che hanno più voti. E invece, secondo me, il secondo gioco che ha performato meglio è stato Thunder Road Vendetta. Vabbè. Con il 65%, cioè 2 persone su 3, gli hanno dato 5 stelle. Piace, inevitabilmente. Quindi, aspetta, questo mi permette di fare una piccola patch a quanto ho detto, sì, alla con, perché in realtà l'inizio della nuova campagna su GameFound è stato spostato a febbraio. Sì, febbraio, sì, occhio, sì, ragazzi. Tanto lo ripeteremo mille volte perché... Sì. Hanno evitato di sovrapporsi a Nemesis Retaliation, direi. Sai com'è? Prima di morire malissimo. Perché... Pensati che palle che tutti gli editori devono stare ogni anno. Non dirlo a noi, la Waken Realms, bisogna schivare le bombe. Quest'anno uscite con un nuovo Game Found. Sì, allora usciamo. Anche quest'anno si esce l'anno prossimo. Sì, perché poi tu credi che te lo dicano, ma devi star lì a ascoltare, a subodorare. Sì, così si beccano i Masters. Esatto, che passano a febbraio, top. Miseria. Altro gioco che secondo me ha avuto il 56,5% di 5 stelle è stato Mlem e SkyTeam di Astrocazzen. Astrocazzen con tante ha giocato tantissima gente, 23 risposte, quindi secondo me molto bene, e ne approfitto per dire che sia Pray Another Day sia gli Astrocazzen saranno oggetto di questo episodio, sì, se avete visto la copertina del buon Mac. Poi abbiamo, vabbè, ovviamente lo dico e lo nego, non lo dico, anzi lo dico e basta, SkyTeam ha fatto 50%, 24 voti, quindi vuol dire che 12 coppie almeno, poi qualcuno non ha votato probabilmente, 50% di 5 stelle. Beh, effettivamente. Un solo... Sono riuscito a giocarlo un po', Jack. Adesso la settimana scorsa. Uno solo su 24 ha messo 3 stelle, tutti gli altri 4 e 5. In generale, vai Ale. Cambio la domanda. Sì. C'è qualcuno che alla fine ha ottenuto una media inferiore alla sua scienza? Allora, devo dire che, e non mi sorprende, Guards of Atlantis 2 ha ricevuto una media piuttosto... Beh, ve la faccio vedere, sì. Piuttosto distribuita, sì, attorno al... Però è un gioco... Questi hanno perso, sicuramente. Sì, è perché quando non ti gira è molto frustrante. È molto frustrante, sì. E poi, vabbè, però non fa niente per nasconderlo, eh. No, infatti. Ecco, quello un po' più, secondo me, quello che ha diviso di più è stato Teburu. Ha avuto in realtà ha avuto tantissima gente che gli ha dato 3 stelle, però bello, ma non super, esatto, e l'ho trovato abbastanza indicativo, sì, del fatto che comunque è un'esperienza piuttosto scioccante giocare a Teburu. Però sono stato contentissimo e lo rifarei 100.000 volte di avere Paolo con noi a fare la demo di entrambi i tavoli. Oltre al fatto che secondo me, ripeto, poveretto era da solo con 2 tavoli, sì, forse avrebbe potuto beneficiare il fatto di avere qualcuno con lui a dargli manforte. Ready Set Bet bene, tutti gli altri devo dire, ragazzi, grazie mille, perché il sondaggio era anonimo, quindi non c'era nessun tipo di piaggeria, certo, da dimostrare nei nostri confronti, però... I 4 e 5 su sono 4 tanti. E 5 stelle sono stati praticamente tantissimi, vuol dire che vi siete divertiti. E questa è la cosa più importante di tutti, la cosa direi. Più importante, la cosa che, a cui tenevamo di più. Grazie, ecco, a tutti. Adesso speriamo che nei prossimi 12 mesi escano dei giochi esatto, fighi, perché se no ci tocca riportare per questi. Fortuna c'è Essen prima della DBCon. Esatto. Se no, interdiciamo l'accesso a chi c'era l'anno scorso e proponiamo gli stessi giochi. Ormai Challengers me lo sono bruciato. Io mi sono bruciato Flam. Mi sono bruciato Pray Another Day. Secondo me comunque ci sono delle cose che diventeranno un po' dei grandi classici che magari si porterà comunque, perché la partita foresta dopo la chiusura, sì, o comunque però... la conclusione della giornata ci sta sempre, ecco. Va bene, passiamo oltre, andiamo a zufolare, che è il momento dell'ultimo zufolo, non è l'ultimo zufolo dell'anno, non è solo l'ultimo non è zufolo solo dell'anno, è anche l'ultimo zufolo ever, no. Ah, ok. Con il DBC 15, e dopo vi... insomma, state con noi. 3, 2, 1. Il sito Magic Merchant è sponsor di questa trasmissione e lo sarà anche l'anno prossimo.
E come sempre vi offro un codice di sconto su una categoria di giochi da tavolo contenuta appunto nell'ampio store online del Dottor Merchant Unifico. MagicMerchant.it, ricordiamo, per chi magari fosse distratto, inizia adesso a ascoltarci, anche se abbiamo capito che chi inizia a ascoltarci inizia dall'inizio quando ancora non c'era e si perde, c'era quindi Magic tutti Merchant, gli zufoli esatto. Ever. Peccato. Allora... Beh, noi lo scriviamo nel post comunque. Sì, sì. Questa settimana io ho scelto per chiudere per sempre il famoso DBC15 su una categoria, ho scelto avventura. Oh, bravo Jack! Questa categoria più generica non c'era, credo. D'altra parte è una categoria che per noi, insomma, ci ha regalato grandissime emozioni. Esatto, siamo in fondo un podcast di giochi e avventure. I giochi ci sono, le avventure ci sono. La categoria ancora più generica che rimaneva era giochi. Esatto. Avventura è... vede al suo interno alcuni titoli che... insomma, voi che siete nerd conoscete, abbiamo, non so, Western Legends, abbiamo Descent, ISS Vanguard, 168 euro, sì, sì. Così wow. Poco. Beh, perché c'è solo il base. Sì, c'è solo... Su Vinted farò tanti soldi, insomma. Sì. Interventi, allora, ce l'hanno chiesto arriva. Di parlare di ISS Vanguard, come avete capito l'episodio non è ancora uscito perché il gioco di fatto non ci ha convinto, quindi non abbiamo come dire approfondito più di tanto la materia, però Ale, ho fatto 6 sbarchi in più, spero di farne un altro solo. Paio sì, spero di farne un altro paio e secondo me sarà oggetto di un grande se dibattito. Mi arrivasse vedrei anche la potrei dare una valutazione. Ho giocato la 18 di Oddsworn. Sì. Sì, ma non fare. Dai, dopo, dai Ale, ce lo dici dopo. Ce lo dici mentre mangiamo. ISS Vanguard, Oddsworn, by the way, non c'è perché no. Come sapete Magic Merchant ha solo uscito in italiano e poi abbiamo il gioco dei Masters, però non quello tuo Ale, quello delle avventure delle quest. Come si chiama? Quello dell'Arcona, Arcon Studio. Kanga Seiros, grandi avventure. Le cronache di Havel, quello sì. Grandi avventure. Varie Sleeping Gods, grandi avventure. Varie iterazioni di Marvel Zombies. Grandi avventure putrefatte. Il mitico Betrayal at Baldur's Gate. Ah, ecco, che grande classico nella nostra... Se non l'hanno trovato in sconto nei vari mercatini. Ho letto un rant micidiale. Credo qualche giorno fa. Sai che l'ho letto anch'io. Era Dado che aveva chiesto. Non mi ricordo. Che, no, forse era collegato al post di Dado. Sì, ma è stato uno dei commenti sotto. Perché c'è stato un problema di lettura, di interpretazione delle regole. È noto che ci sono degli scenari fuffi. No, in realtà è la noto. Cosa bella di quel gioco lì è che tu non sai mai se lo scenario riuscirà o no. C'è stato un problema di lettura delle regole perché alcuni scenari non ti permettono di andare ad attaccare il cattivo e ammazzarlo, in quel caso loro l'hanno fatto e non si poteva fare. Allora. E poi c'era anche il discorso che all'inizio il gioco parte tutto uguale finché non c'è qualcuno che becca la maledizione. Sì, finché non c'è lo showdown finale, sì. Esatto, però è così. È un setup variabile. Sì, ma più che altro quello gioco, cioè, esatto. Non è che... Comunque, stavano parlando di Betrayal, nuova edizione. Terza edizione. Horror. Questo qui è ambientato invece nel mondo fantasy di Baldur's Gate, quindi di Dungeons and Dragons. Per cui, secondo me, se vi piace il tema, provatelo. Perché è un gioco unico che in realtà poi non è mai stato avvicinato da nessuno. No. Cioè, quella formula del Betrayal è una formula che... è incredibile, a cioè perché continua a piacere un casino, a me è un casino, io lo adoro nella sua ignoranza anche è ignorantissimo, ed è vero che una partita su tre viene fuori fonfissima perché il setup è talmente randomico che vabbè, però quando riesce che roba epica, grandi emozioni. Ha innumerevoli difetti, però in realtà alcuni sono anche la forza stessa del gioco. Un gioco per cui le miniature deformi, ricordiamo. Portato in trasmissione, credo, nei primi 10 episodi. Mi sa di sì. Abbiamo portato entrambi, sia il Betrayal originale che il Baldur's Gate. Io ho portato il Baldur's Gate, tu devi aver portato l'originale. Comunque, tornando un attimo allo zufolo, abbiamo anche... C'è il gioco mitico di Scooby-Doo, di cui non so nulla, ma costa 60 euro e ci perché sono... Perché è zeppo di miniature. No, ma ci sono proprio tutte le miniature dipinte, bellissime. Tipo quello se hai come quello delle Walkie Races... Compreso la Gilvia e Daphne. Esatto. Sì, tra l'altro. Se è come quello delle Walkie Races, ne può stare serenamente... Vabbè, però tu hai detto che me lo prendo solo per le macchine. No. Ci gioco Rush and Bash. Tu l'hai preso solo per le macchinette. Sì, ho fatto la versione di Rush and Bash utilizzando
la roba di Walking anche, Dead. Sì, sì. Anche, anche uno dei nostri ascoltatori che c'era alla, alla con l'ha fatto. Credo fosse l'ha fatto Michael. Fully, esatto. Fully, sì, sì. C'è il mitico Sleeping Gods, sì. Tides of Ruin. Mister Autoproduzione. Sì, è l'espansione di Sleeping Gods. Sleeping Gods. Sì, sì. Ci sono comunque 24 pagine di giochi che potete sfogliare e che vi invito a visitare. Anche la maggior perché... parte espansioni di Zombicide. Sì, beh, ce ne sono veramente una putiferio. E secondo me... c'è Massive Darkness, lo dico così, perché anche secondo me c'è. Solito non c'è mai. Ma aspetta, Tainted Grail, Ale, sì. È l'età delle 140 bombe, ma cos'è? Un nome l'età di... delle 140 bombe? No, l'età delle leggende. Sono lo spin-off pre e dopo. Cioè l'arrivo di Artù su suolo inglese e i 1000 anni dopo... Quando tu ti l'ancillotto, esatto, quando hai finito. Scusami, se quindi è uno standalone. Sì, sono due standalone e c'è anche La Morte Rossa, mm-hmm. che è invece lo spin-off legato allo, a come è nata la malattia. Sì. La, però La Morte Rossa non è uno standalone. Anche quello è uno standalone. Anche quello sì, 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 le puoi giocare tutte separate, però è chiaro che ti danno, cioè quando le giochi tutte ti danno il quadro completo di tutta la storia. Tanto spoiler, La Morte Rossa è bellissimo e tra l'altro dura molto meno degli altri perché lo fai alla fine in 6 capitoli. È superiore al gioco base. No, il gioco base è bellissimo. Sì. La Morte Rossa però è molto semplificato, non dico sia più libro game, ma lo è. Ma quasi. E vi assicuro, è veramente uno spin-off pazzesco. Proprio il come si è generata quella malattia e cosa ha scatenato questa malattia è da pazzi. È che bisognerebbe giocare... i due spin-off prima quindi mi sono spoilerato un anno e mezzo. Ah, ok, no, perché il mio progetto è ancora lì arenato, quindi dopo questo tuo consiglio Ale cercherò di vedere se almeno La fare... Morte Rossa giocala perché è veramente bellissimo. Devi giocare un anno e mezzo a spin-off sì, vari sì. No, è che si potesse fare la mia backlog non si sta accorciando no. E continua ad aggiungerci roba a cazzo dentro. Comunque a sconti anche più interessanti del DBC 15 ci sono anche tutti i materiali di HeroQuest nuova edizione che molto bene devo c'è dire... la maga dello specchio c'è la maga dello specchio è tornata di quindi poi allora va bene sì, vabbè, ok. Allora, ciao Omar. Sì, ma la cosa interessante è che, tipo, HeroQuest, niente per 30 anni, poi nel giro di un anno, 6.000 espansioni. I tempi erano maturi. Già, i tempi erano maturi. È dovuto uscire Stranger Things per buttare fuori tutta quella roba lì. E si è alla fine... E tu dici, ma che vuoi che se lo compri? Tutti. Sono io quello che si è inciprignito adesso. Andiamo avanti, per favore. Sì, Mini Rogue. Tu avevi giocato te Mini Rogue, no. Mac? Io ho fatto sempre, sì. Com'è? È un mini dungeon crawler compattissimo. È carino. Io avevo fatto One Deck Dungeon. È un gran gioco da viaggio. Me lo sono portato via per lavoro. Solo che ovviamente ci puoi giocare 2-3 giorni. Quindi se fate una trasferta di un mese, no. La figata è se che fate 3 giorni per una trasferta commerciale, ci sta a noi. Ci sono tutti gli spin-off, tutti gli add-on. Scusa, tutti gli sono add-on. Mini Rogue, anche Mega Rogue. Esatto. Medium Rogue. Le rovine perdute di Arnak. No, cioè poi mini Paladin, mini Barbarian, mini Bard. Giusto. Esatto. Per cui, ora, non è il nostro compito qua elencare tutti i giochi dentro avventura, però sappiate, no, lo faccio un disclaimer, sappiate che questa offerta è valida fino alla mezzanotte di mercoledì prossimo, dopodiché ci sarà silenzio stampa fino all'inizio di gennaio, quando con la prima puntata del nuovo anno sveleremo la nuova formula di collaborazione con magicmerchant.it. Il bonifico! DBC50, Jack. No, DBC50 non si può fare a meno che tu non voglia contribuire con le tue tasche. Detto questo, tra l'altro la cricca, ecco, sentiamo. Vai. Dicono che un po' mancano le uscite di banda quando c'era tipo VVC40. Vabbè, le ho fatte per un anno e mezzo ormai. A un certo punto, è come andare da Lino Banfi a chiedergli di fare. È come andare da Massimo Boldi a chiedergli di fare. Jerry Calasso, nel senso, basta. Libidine, doppia libidine. Sono cose ormai fruste. Vi riascoltate le vecchie puntate quando banda faceva i numeri con i. Col VVC faceva X più numero e faceva la gang così. salutiamo il munifico per il 2023, ci vediamo l'anno prossimo, grazie mille, 3-2-1 bene, dopo questo DBC15 della sezione avventura è il momento di buttarci a cannone con gli ultimi interventi del 2023. Sì, siamo vai. Qua e banda, abbiamo ovviamente classica apertura bandesca. Benissimo. Questa settimana, la settimana scorsa abbiamo avuto una drammatica top 50, per cui
probabilmente sono molto divertito. Probabilmente è già arrivata una citazione in tribunale, ma per fortuna non abbiamo una sede legale. Non ancora, in realtà, perché non è ancora uscito l'episodio quando stiamo registrando. No, è già vero. No, è uscito. No, non è uscito. È uscito domani. Eccezionale. Pollo che non sei altro. Intanto mi confondo anch'io. Il warp, che bello. Bene, allora parliamo ancora serenamente di giochi e avventure con Banda, che ci parla del gioco numero uno della DBCon 2023, Schnitzeljagd. Ma che brutto, è più bello il titolo inglese. Sì, però fa ridere quello tedesco. Sì, allora, della ragazzi, l'incontro tra Schnitzeljagd, tra Prey Another Day e il DBC è stato veramente fortuito. Pensate che 10-15 giorni dopo Essen, un pomeriggio Alessen esce in chat ad Unwich con un'immagine in cui mi scrive: Banda, ma Paolo Mori sta trollando, vero? Perché la copertina di questo gioco è talmente brutta che fa il giro e sembra ancora più brutta. Ogni volta che lo guardi riesci a notare un nuovo dettaglio agghiacciante. Allora ovviamente io ho capito solo Paolo Mori. Sì. Questo podcast è le puttanelle di Paolo Mori. Andato a vedere, non so se si è capito. Sono andato a vedere il post originale e incredibile. Io pensavo fosse... sì, non so, una trollata, una fuffaglia. E vedo che effettivamente Paolo Mori in giochi da tavolo posta sta copertina a dir poco allucinante, ultra lisergica, con queste bestie che onestamente poi ho imparato ad amare questo tipo e di odiare grafica, al contempo, però ammetto che al primo impatto mi si sono crepati gli occhi, un po' dura, sì. In cui diceva: c'è chi lo ama e chi non capisce nulla di giochi. Oddio. La perla di Essen 2023, esatto. Credo claim forte. Tra l'altro con uno che ha portato dei giochi anche sì, fatti da lui. Esatto. Sostanzialmente c'era la DBCon in arrivo dopo un mese, quindi ho detto: ascolta, dai, vado al sito della Pegasus Spiele, da qualche parte me lo procuro. Era sold out. Al che ringrazio Roberto Pestrin, perché mi ha rimandato a un sito cecoslovacco iper improbabile in cui me l'hanno mandato in inglese. Ecco, sottotitolo del nostro podcast: Pestrini's Beach. Sì, ecco. Allora, sono riuscito a portarlo alla DBCon, però vi dico la sincera verità: a parte che fosse foraggiato da Paolo Mori, cioè io avevo zero aspettative per questo gioco, e invece la sera della con tiro fuori Prey Another Day, faccio una domanda a chi vuole provarlo, ci mettiamo lì in 5 e dopo la prima manche tutti e 5 al tavolo ci guardiamo, c'era Andrea Beghi che aveva gli occhi fuori dalle orbite. E basta, da lì sono partite 60 manche in due giorni. Sì. Sostanzialmente Prey Another Day è un gioco che non è così facile da spiegare, però bene o male funziona in questo modo. Va giocato in 5, secondo me, anche secondo se me. Si può giocare in meno, però il top lo dà in 5. Ogni giocatore ha 5 carte. È un gioco a manche, quindi non è che vincete vincendo un round solamente. Ogni round è composto di 3 carte che vengono poste, una in seguito all'altro, sul tavolo. Queste carte sono identiche per ogni giocatore. Una è un orso, una è un lupo, una è una lince, una è un gufo e una è un topo. Chiamandosi Prey Another Day, è un gioco di predatori che predano prede sempre più piccole. Quindi abbiamo l'orso, che ovviamente nessuno può predarlo e lui può invece uccidere tutti quanti. Abbiamo poi il lupo, che può uccidere la lince, il gufo e il topo, la lince, gufo e topo, e per finire il gufo, che può uccidere solo il topo. Durante una manche tutti i giocatori mettono coperta una carta in tavola. A un certo punto vengono chiamati gli animali in ordine, dall'1 al 5, quindi il primo animale che viene chiamato per esempio è l'orso. Si girano le carte di chi ha giocato l'orso e se ci sono 0 orsi, semplicemente si va avanti e si chiama l'animale dopo. Se invece ci sono 2 o più animali della stessa specie, questi due sostanzialmente litigano perché non sanno mettersi d'accordo su chi devono mangiare degli altri che rimangono. Quindi la carta rimane davanti al giocatore a fare punti e nessuno degli altri viene eliminato, perché attenzione, in Prey Another Day c'è la terribile play elimination, anche se in realtà rimanete fuori dal gioco praticamente 90 secondi. E quando avete giocato 3 carte ci sono questi possibili output. Se durante... devi spiegare cosa succede. Un attimo. Ah, ok. Se al termine delle 3 carte, se al termine della manche composta di 3 carte... sì. Voi siete morti perché qualcuno vi ha eliminato dal gioco, fate semplicemente 0 punti perché non raccogliete token cibo. Se siete vivi, solo per il fatto di essere arrivati alla fine, vi viene dato un token cibo. Ma se arrivate alla fine e siete vivi, inoltre il punteggio delle carte giocate è superiore a quello, o pari, insomma, comunque è superiore a quello di tutti gli altri giocatori, prendete ben 2 token cibo. E nel corso delle varie partite, il primo giocatore che taglia il traguardo dei 5 token cibo vince. Nel caso ci sia ovviamente un pareggio, si giocano dei round addizionali, cosa che non ho, credo, ma forse visto accadere una volta. Però il problema è: com'è che si eliminano i giocatori? In questo modo,
Vi ho detto che se ci sono zero animali che vengono chiamati, tipo se si chiama l'orso e non ci sono orsi, o ce ne sono due o più, non succede niente. Ma se ogni volta che viene chiamato un animale, quell'animale è presente in un'unica copia sul tavolo, ha diritto a scegliere di mangiarsi una categoria intera di animali sotto di lui. L'orso può mangiare chi vuole, il lupo può mangiare i tre sotto, la lince i due sotto e il gufo può mangiare solo il topo. Il problema è chi mangiare, quindi tu devi chiamare qualcuno sotto di te per farlo fuori. Per quale motivo? Perché il trade-off di questo gioco è il seguente: più potente il predatore, meno punti esso vale a fine partita. In fondo alla catena alimentare c'è il topo, che ovviamente non può mangiare nessuno ma può essere mangiato da tutti, ma se voi riuscite a portarvelo a casa vale ben 5 punti contro per esempio un punto dell'orso. Quindi sostanzialmente in questo gioco voi continuate a giocare carte coperte, a studiare l'andamento di come va al tavolo con gli altri giocatori e a cercare di capire in base alle carte che sono fuori e in base anche, in realtà per quanto mi riguarda, anche all'andamento delle partite pregresse che cosa giocheranno gli altri giocatori, di modo da farli fuori o comunque arrivare a capire che questa manche potete spuntarla con uno o due punti di distanza sul secondo arrivato. Ovviamente alle volte vi va bene, alle volte vi va male, perché la cosa bella di questo gioco è che tutti quanti nel loro teatro mentale si creano un'idea di che cosa sta per accadere e molti ci credono davvero, del tipo, beh, stando così le cose fino adesso nessuno giocherà questo animale perché non gli conviene, e invece poi succedono le robe più pazze, tant'è che gran parte del divertimento di Prey Another Day sta nelle urla pazze, urla belluine e gente che davvero, tipo Jack, si alza dal tavolo mega imputtanita, perché molto spesso non si riesce, soprattutto alle prime partite, a capire qual è veramente la skill richiesta per portare a casa la vittoria, in quanto tu vedi gente che non muore mai e gente che muore sempre e dici, scusa, ma com'è possibile che io continui a morire e questi qua non muoiono mai? Cioè, non è un gioco in cui ci sono regole addizionali o che abbia chissà quale profondità, però essendo un gioco di lettura e di sensazioni, ovviamente non esiste, onestamente, non esiste nemmeno una categoria che descriva questo tipo di meccanica su BGG. Mm-hmm. Loro lo chiamano deduction, però che in parte è vero, in parte è vero, però tu è difficile fare una deduzione su cosa giocheranno altre quattro persone. Tu devi veramente percepire come sta andando la partita e fino a dove gli altri proveranno a tirare e mangiarteli prima che segnino il punto. È più mentalismo, ma la cosa bella è questa, che quando tu giochi tanto con le stesse persone, in realtà anche a partita conclusa, poi ne farai altre 10, in realtà tutto lo storico e il log delle partite giocate entra a far parte di un'unica cronostoria mentale. Cioè tu tieni presente non solo la partita in corso, certo, ma come loro hanno giocato e ti hanno visto giocare anche nelle partite precedenti. Perché c'è molto di simulativo. Quando tu giochi un certo tipo, tu parti con la lince, fai tipo la mitica lince democristiana. Vedrai che qualcuno la partita dopo si intaglia che partire come te, poiché tu prima ce l'hai fatta, ce la farà anche lui. E invece no, muore male. È la volta che col lupo mangia quattro linci. Cioè, c'è tutto un come si può dire, un gioco mentale dovuto al fatto che sì, tu sei, è tutto interdipendente tra giocatori, però tu non devi dipendere troppo poco, ma non devi dipendere troppo da quello che fanno gli altri. E per il resto, insomma, devi essere un ottimo lettore della situazione. Ovviamente, ragazzi, questo per me è un gioco che ha avuto un successo totalmente inaspettato. Io, ripeto, avrò fatto 60 manche in 2 giorni, ne ho vinte un tot, ne ho perse un tot, però mi sono sempre difeso bene e mi reputo relativamente, insomma, bravo a questo gioco qui. Aspetta che non posso dire il migliore, perché dopo Andrea Arena scatena l'inferno. Invece ho visto che effettivamente alcuni giocatori, proprio non dico che sono negati, però non riescono a entrare in questa... In questo flusso di gioco, sì. È difficile da spiegare. Il gioco è estremamente, veramente Banda ha fatto un bel lavoro, ma purtroppo finché non lo giocate non potete veramente capire quello che stiamo dicendo, perché in questo particolare caso è veramente dura. Chi è che l'ha giocato? Mac l'ha giocato, e tra l'altro il bello è che Mac ha cominciato a rantare, perché ovviamente anch'io, e poi però ha vinto. Io ho rantato tantissimo, e il giorno dopo mi sono seduto al tavolo e ho detto ok, e ho vinto subito. Cioè
È un gioco che veramente da... Innanzitutto, a me, per qualche strano motivo, il gioco che mi ricorda di più questo qui è Coop. Sì. Perché Coop hai tanta lettura... Coop è molto più strutturato. Sì, sì, sì. Ci sì, sono sì. i conti, ci sono possibilità di blef. C'è la doppia... Blef contro blef costanti, perché nessuno ha mai vinto una partita di Coop senza dire balle. Certo. E qui non puoi mentire. No. Cioè, quello che puoi mentire... La cosa bella è questa, ne parlavamo giusto prima con Banda, prima di iniziare... Qui non è che tu puoi bluffare veramente, cioè l'unica cosa che puoi fare è variare il tuo gioco per disattendere le attese degli altri. Sì, quello che diceva. Però al momento prima, giusto, no? Certo. Cioè neanche il gioco scusate. No, ma anche perché neanche il gioco totalmente randomico paga. No. Cioè ma anche perché diciamo nel corso delle manche in realtà si forma un meta nell'andamento della raccolta dei punti di quella specifica partita. Sì. No, più che altro, sì, esatto, di quella specifica partita. Quando tu parti e fai 0 punti, o parti e fai 1 punto, ma soprattutto quando parti e alla prima manche fai 2 punti, il tuo modo di giocare cambia completamente, cioè diventa molto sì. più aggressivo o molto più conservativo a seconda di come sia andato. E questa prima. Cosa dopo un po' se la intagliano tutti, cioè quello che parte la prima manche fa 0 punti deve rischiare, sì, e la gente lo perdere, sa quindi... al contempo chi invece parte con 2 punti non vuole essere eliminato perché dice no cavolo ho fatto esatto. 2 punti, quindi comincia a giocare predatori alti, comincia insomma a fare delle cose per arrivare semplicemente vivo a fine partita, ecco. E per cui quando sei bravo e hai fatto veramente tante partite c'è modo di uccidere anche quelli sì. che sembrano veramente al sicuro, però devi essere prima di essere bravo. Morire volevo dire che la cosa bella, ovviamente abbiamo parlato di Coop che è un gioco molto più strutturato, sì, certo. dove ci sono un sacco di anche qualche conto da fare eccetera, però in realtà la cosa bella di Pray Another Day che magari può risultare effettivamente le prime volte sembra tantissimo random, ma più ci giochi più in realtà anche gli appigli che hai, i punteggi fatti nelle manche precedenti, certo. è quello che i giocatori hanno già giocato, perché tu vedi cioè, tutto quello che è stato giocato è pubblico, quindi tu vedi, non so, tre giocatori hanno già giocato la lince ce l'ho solo io e un altro, riesci a questo flow di gioco, non è un turbinio casuale che ti prende e ti porta via a caso, in realtà tu hai delle info, poi ti può anche andare male, per carità, certo. perché a volte tu fai dei ragionamenti razionalissimi, esatto. e poi ti va male. Le deduzioni che tra l'altro volevo fare un plauso a Romolo, il nipote di Maria e Giorgio, che penso avesse 11-12 anni ed è stato secondo me uno dei migliori giocatori al tavolo alla CON, nonché il mio più acerrimo nemico. Sì. Cioè in ogni partita giocata con lui, lui è quello contro cui ne ho fatte di più. No, c'ero anch'io. Proprio c'era la faida. Veramente la faida. Mi guardava, io lo guardava. E ci siamo strauccisi non so quante volte. Sì, ci sono poi quelle bellissime situazioni in cui tu guardi uno e sai che ha o il gufo o il topo e devi solo indovinare quale dei due, no? E allora le informazioni a un certo punto sono quelle, e quindi cosa arriva? Subentra quell'istinto del killer che secondo me sì, non tutti hanno, e devi. Devi poi tagliarti, sì. Topo, sì, sì. Topo, e so che hai il topo, e a volte è il calcio di rigore, cioè io so che tu sai che io sì, sì. preferisco tirare a sinistra. Sì. Ma sapendo questo mi butterò a sinistra. Sì, l'altra roba più bella è la situazione in cui uno cala un animale e lui deve predare e tutti al tavolo ti dicono vabbè dai adesso sappiamo, cioè è ovvio quello che chiama, e quello che deve chiamare non sa realmente che ma cosa è anche chiamare. Un grandissimo trash talk e tutti dicono ma è ovvio che devi chiamare, e lui chiama un animale assurdo e tutti dicono ma no, era ovvio che dovevi chiamare, e tutti dicono una roba diversa. Tipo, no, ma è ovvio che dovevi chiamare la lince, il gufo. Però, no, in realtà di ovvio non c'è mai veramente nulla a parte in alcune situazioni. Sì, insomma, sì. Non so, per chiudere il mio parere, la cosa di Pray Another Day è una delle dimostrazioni che quest'anno, secondo me, ne abbiamo avute diverse di quanto una buona idea è la cosa più importante di tutte, cioè anche bellissimo. In un ambito dove il gioco costa 15 euro anche meno, però c'è un'idea fatta bene. Comunque fatto ragazzi gioco, sono 25 guardate che Matthew Dunstan, se andate a vedervi su BGG il suo portfolio di giochi, sì. è quello che ha fatto il
Cubotti? No, quello che piazzi i cubi e colleghi le città, quello bellissimo che abbiamo giocato della Guilds of Merchant Guilds of Merchant Explorer. Explorer. Lui ha fatto un sacco di giochi, uno più figo dell'altro. Sì, questo sì. Qui ha fatto il fillerino. Probabilmente ha fatto il fillerino e la Pegasus Spiele gliel'ha preso perché ci ha visto del buono. Tant'è che, ripeto, la versione inglese era andata sold out. Spoilerino, no? Potreste anche giocarci con le carte da poker, cioè nel senso nessuno vede. È vero, però posso dire, no, ci sta che 10-12 euro per pagargli del genere, io gli do la seconda cosa che volevo dire è: guardate che questo gioco viene molto perculato per la grafica, ma io sono sincero, a me piace un casino. Che mi sono abituato a questa grafica, in realtà lo vedi che non è una grafica come le cover tipo di Agricola, che sono orribilanti. Cioè, questa è proprio una grafica con questo stile lisergico e assurdo, ricercata, potrà confermarvelo anche il Duca Conte, cioè non è l'artista che disegna come un bambino di 8 anni, cioè è davvero secondo me una grafica pregevole. È una grafica poi naif, con una scelta cromatica veramente di classe. Tra l'altro è perfetta per il tipo di gioco, cioè c'è tutto, come diceva Ale, effettivamente di primo impatto ti viene da dire è orripilante, ma poi in realtà fa il giro e diventa fighissima, anche perché poi comunque l'appeal che ti dà, se tu veramente tu fissa ogni animale alla fine noterai qualcosa dei dettagli, di strano, tipo il lupo che tiene in braccio la lynx, ragazzi, l'avevi notato? Il topo lì che trema sulla cima di una specie di soffione nero, fa venire i brividi. L'orso che schiaccia il lupo, credo, l'orso che schiaccia il topo. Ho avuto la conferma di questa sensazione con il retro delle carte, perché il retro delle carte non è assolutamente banale, cioè c'è uno studio di accostamento colori che secondo me non è per niente a caso, tipo tovaglia da picnic. Occhio al formato delle carte, sai che c'è stata discussione quelli di Dixit, io ho usato le bustine di Dixit, sono perfette, il formato è quello stesso formato tarocco, ovviamente, anche se le carte non vengono mescolate, no, però gioco, ragazzi, bisogna assolutamente secondo me imbustarle, perché comunque tu le tieni in mano tutto il tempo, il grasso della pelle, non sono carte telate, cioè sono carte un po' boare, quindi quando a questo gioco fai decine e decine di partite diventano nere, non va neanche più bene. Per carità, vabbè che devi metterle tutte al centro e non è che le puoi cambiare, però secondo me vanno imbustate. Ti ricordi al circolo quello di Cappellamaggiore dove hanno i cinque mazzi di briscola, dal più devastato al più nuovo, il più devastato è nero, c'è una roba. Comunque ecco, a chiusura dell'intervento devo dire che questo è un gioco che secondo me veramente, se avete il gruppo giusto, perché ripeto, alcuni giocatori non sono veramente adatti a questo tipo di skill che sono richieste, di lettura del tavolo, non sono pronti, proprio come diceva Ale, di mentalismo eccetera eccetera, però questo qui da avere in collezione, da tirar fuori quando sei in 4-5 a fine serata per farti 3-4 manche, tra l'altro possono essere cannonata, completamente avulsi dal mondo dei giochi di carte da tavolo, infatti perché è accessibilissimo. Io l'ho portato, ho fatto una serata, io me lo sono preso, l'ho trovato su praticamente Zato, a 10 euro sì 10 euro l'ho portato a una serata dove c'erano 3 persone che conoscevo e 2 che non conoscevo. Io non ho giocato, ho fatto solo l'arbitro, gli ho spiegato, perché volevo proprio farli giocare loro, e ti dirò che alla fine i più bravi, delle persone più brave. Chi mai proverà questo gioco e ci farà 2 partite dirà vabbè ma è tutto a culo, vabbè ma qui è puro caso. Io anche qui vi dico, se voi giocaste 50 partite con le stesse persone, vincerebbero alla fine, non tutte le partite, ma 7 volte su 10 vincerebbero sempre le stesse 2-3 persone, perché hanno capito come leggere il tavolo e sono più brave degli altri. Ultimissima notazione, giocate sempre in 5, sì, mi raccomando, è 5. Il top, se proprio siete disperati 4, se siete solo in 3... Lasciate stare, comunque il top animale è la lince, ragazzi. La lince è il top animale, perché è cioè davvero ogni volta che ci. Perché la all'interno, lince sta a metà strada, no, all'interno del meta di questo gioco, del rischio-beneficio, la lince col suo 3 non rappresenta realmente uno scenario credibile, mai. Eppure è l'unico animale che alla DBCon per 3 volte ho visto morire in massa, cioè è incredibile, cioè ho visto per 3 round, ovviamente nell'arco di molte ore e di decine e decine di partite,
Ho visto un lupo uccidere 4 linci per 3 volte. La lince, non è mai accaduto con nessun'altra bestia. È a metà strada fra i forti e i deboli. E questa cosa, vabbè, comunque è una cosa che perché non è che mi molto giocando, fateci sapere se il vostro animale preferito è la lince. Facciamo una Markov un attimo, banda. Ti ricordi le linci fulvide da Cage of Camelot? Quante ne abbiamo sterminate? E a proposito di stermini, Mac, vogliamo parlare un po' di post-apocalittici? Che è un po' che non ne parliamo. Quanto è che non parliamo di post-apocalittici? La settimana scorsa, secondo me, almeno 2 settimane buone. Puoi spendere 14 giorni. Senza parlare di post-apocalisse, Rad Zone. Che cos'è Rad Zone? Allora, non lo sa nessuno. In realtà dovreste saperlo, perché è una cosa che ho già portato alla vostra attenzione, credo, intorno alla metà del 2021, quando uscì il Rad Zone originale. Oggi vi parlerò del sistema Rad Zone, che è stato recentemente revampato con Rad Zone Totality e portato da 1 a 2 giocatori, più tutta una serie di improvement che però dettaglio dopo nell'intervento registrato. Che è uno spin-off? Non è uno porting, è semplicemente una miglioria del precedente, è come se fosse una versione 2, versione 2. Solo che nei videogame va bene dire 2, ma nei board game no. Esatto. Gli hanno cambiato nome, anche perché così lui ha potuto fare un'altra campagna Kickstarter e fare tra l'altro più... Hai detto Kickstarter, ma vogliamo far capire al pubblico quanto costa questo gioco? Perché uno dice Kickstarter, no, mi fate spendere nella sua versione digitale 10 sterline per quanto riguarda Rad Zone Totality. C'è poi una versione più il libretto stampato, non solo il libretto stampato, caro Ale, ma questa volta hanno fatto anche una sontuosissima edizione in box che adesso ti dico quanto costava, se non sbaglio, 60 sterline, quindi è già più Kickstarter. Però dentro c'erano le matite colorate, i dadi colorati, un sacco di blocchetti, perché spoiler, prendetevi il libretto e basta. Basta anche la versione digitale, Ale, io ho fatto così ad esempio. Sì, sì. Comunque stampate al lavoro, aspetta, alla faccia del nostro datore, parliamo di materiali, ma non abbiamo ancora parlato del gioco. Cos'è Rad Zone? È un solitario roll and write ambientato in questo spietato futuro post apocalittico, dove sostanzialmente il sole, le radiazioni del sole sono cresciute enormemente e praticamente sta facendo terra bruciata su tutto, la gente muore di radiazioni, non si può vivere se non al chiuso. E ovviamente chi rimane all'aperto è mezzo deformato. Mac, come in tutti i mondi post-apocalittici, sta andando tutto in merda. Cioè, praticamente quello che succederà da qui a 20 anni, esatto. In buona sostanza. E cosa succede? Niente. Quindi il setting è un po', se vi ricordate, Stalker, il videogioco, la serie di videogiochi di Stalker. Sì. Tipo un metro. Un po' meno metro, perché non ci sono molti mostri qua. In realtà c'è la gente che diventa pazza a causa delle radiazioni deforme, oppure i banditi, che sono quelli che vivono in superficie, che cercano di scappare. Meno male non c'è un posto apocalittico senza quegli zombie. Non ci sono Mad Max e Fury Road, in realtà. Per chi ha giocato il videogioco, Wasteland. Fallout. No, è già troppo. Sì, qua ci sono i mutanti grossi. Qua ci sono delle specie di mutanti, ma non sono proprio così. La roba interessante di Rad Zone, per spiegarvelo in termini semplici, facendo un paragone con un gioco che va moltissimo in voga ultimamente, immaginate Four Against Darkness, senza la parte di costruzione di dungeon, ma con gli stessi meccanismi di creazione di storia, ok? Perché qui in Rad Zone noi andremo ad esplorare varie zone. Andremo ad esplorare degli edifici, che sono un po' il nostro obiettivo, e prima e dopo dovremo compiere dei viaggi. Tutto quanto viene fatto con il tiro del dado da 6, la scelta di che numeri usare, e quindi come spostarsi sulla mappa, gli incontri casuali che avvengono su queste mappe e ovviamente poi come voi decidete di affrontare le minacce che vi si fanno. Ma è rigiocabile, nel senso che una volta è iper rigiocabile, Jack, è tutto generato proceduralmente, quindi tu in realtà anche la mappa della stessa mall che vai a esplorare, poi c'è la chiesa, gli uffici, eccetera eccetera, in realtà tu la puoi esplorare 100 volte. Perché ogni volta la mappa cambia, in quanto l'autore Toby Lancaster ha ideato questo sistema di 3 dadi con cui sostanzialmente quando vai ad esplorare delle zone specifiche, quindi appunto ad esempio il mall, tiri 3 dadi ogni volta che ti sposti e di fronte a te ci saranno 3 valori differenti di pericolosità della zona, quindi
tre valori di radiazione sostanzialmente: poco pericoloso, medio pericoloso e pericolosissimo. La dimensione delle stanze che la dimensione delle stanze, esatto, la gente che c'è dentro, cosa ci tutto trovi, tutto creato casualmente, continua a cambiare ogni volta. E la roba bella è che c'è un bel sistema di pressione temporale, certo, perché ci deve sempre tu non essere, puoi star fuori, esatto, tu non puoi star fuori troppo sotto il sole, perché poi cominci ad avere dei danni. Sì. E tutto il sistema è pensato un po' come This War of Mine, se volete, cioè voi gestite un gruppo di persone, non avete il vostro personaggio con un GDR, avete il vostro gruppo che vive nel Rad Bunker, che è il vostro Sancta Sanctorum, il vostro Vault di Fallout, state lì dentro e tu puoi trovare nuovi survivor, che sono gente che ma poi quindi fai aiuta diverse missioni in un'unica campagna. Allora, lo scopo del gioco è duplice, puoi vincere in due modi: o riesci ad aumentare il numero dei sopravvissuti del tuo bunker fino a 20, partendo da 10, quindi raccogliendoli nelle varie missioni, eccetera. Senza perderli, ovviamente perdi le missioni, perdi i sopravvissuti e via discorrendo. Oppure devi sopravvivere a 10 episodi, ovvero 10 missioni, con 10 uscite nel mondo esterno. Con almeno una persona? No, le missioni vengono fatte sempre da una persona sola. Okay. Poi ci può essere il companion, che può essere un animale o qualcuno che si accompagna a te, ma in generale mi pare siano solo animali, tipo il cane, il falco, cioè ci sono robe anche un po' balorde. Altre sono state aggiunte in Red Zone Totality, e però è sempre su una persona, quindi la cosa è molto immersiva perché ti dà proprio il feeling degli FPS survival di quel tipo lì. E però c'è molto da ragionare in realtà, perché come usi i tiri dei tuoi dadi è importantissimo per sopravvivere. Beh, vuoi fare l'intervento registrato oppure vuoi... Beh, mi piacerebbe dare qualche un po' di dettaglio, lo vuoi darò mettere? Qualche dettaglio soprattutto per chi ha preso la vecchia versione Red Zone base e quattro disagiati totali, ma tra cui il sottoscritto comunque. Sta, e poi per chi ha preso Totality, dopo sarà un intervento breve perché sarà abbastanza tecnico, perché il succo del gioco ve l'ho spiegato qua. Andrò più in dettaglio magari su alcune finezze carine del meccanismo, però ragazzi, a chi piacciono i procedurali, a chi piacciono i survival, a chi piacciono i roll and write, Red Zone, con quella fesseria che costa, è una cosa che vi portate tra l'altro su in quattro fogli stampati, se poi li plastificate e ci giocate con i pennarelli ancora meglio, perché così non sprecate carte e soprattutto ve li potete rigiocare mille volte, ma è praticamente un auto win per chiunque apprezzi questo tipo di titolo. So che Ale l'ha giocato. Sì, ce l'ho a casa, l'ho portato via anche in viaggio, confermo tutto, io però non ho giocato questo, ho giocato quello originale. In realtà no, questo è quello originale, quello con la copertina gialla. Quello ragione è quello originale. Sì. Ecco, l'ultima cosa, dato che abbiamo citato sei videogiochi diversi, vi cito il settimo. Come struttura di base dovete pensare a State of Decay, che è un gioco famoso di Microsoft che vi vede gestire una comune in un posto apocalittico con gli zombie, esatto. Però il discorso è sempre lo stesso: i survivor, voi uscite, fate la vostra missione, tornate, quelli che sono nella vostra base vi danno bonus e malus a seconda di quello che sanno fare, eccetera. Quindi in realtà hanno proprio delle abilità, la gestione di una comune essenzialmente in un mondo post-apocalittico. Infatti per quello credo che a chi piace un po' questo mondo e questo genere di gestionale altrettanto lo apprezzo. Io ho vinto soltanto per numero di sopravvissuti, non ho mai vinto quelle 10 missioni. Io sono arrivato molto vicino a vincere. Sono arrivato a 7 missioni nell'ultima run, sono arrivato a 8 Ale e poi sono morto. Quanto dura una run? Prima che chiudiamo. Un'oretta di gioco. Un'ora sì. Circa. Anche sì, dopo però, che sei skillato? Sì, ma in realtà poi più che altro il tempo tecnico devi lanciare, dadi, verificare, valutare, però puoi interromperlo in realtà in qualunque momento, basta che ti segni esattamente dove sei. Torni da una missione, blocchi e vai, esatto, senza problemi. Certo. Va bene, allora andiamo a esplorare i dettagli di Red Zone. Un po' più in dettaglio, sì. E per chi fosse interessato, e dopo torniamo qui perché c'è la top 5 dei migliori giochi, libro game del 2023, secondo ovviamente Ale. 3, 2, 1, vai con Red Zone by Il Duca. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Il mondo si trova ad affrontare una terribile apocalisse.
Senza preavviso, le radiazioni solari sono salite a livelli allarmanti e sotto questo implacabile e mortale fuoco celeste l'umanità ha ceduto. La gente si ammala, milioni di persone muoiono, le popolazioni si spostano sottoterra in rad bunker fortificati, mentre il sole spinge la gente sempre più verso l'oscurità. Molte piante e animali sono morte e la società è ormai collassata. Il cibo e l'acqua potabile sono stati razionati fino a quando la gente ha cominciato a morire di fame e la legge marziale è stata presto sostituita da fuorilegge e banditi devastati dalle radiazioni che vagano in superficie nella loro follia indotta dal dolore. Questo è l'incipit tutt'altro che rassicurante di Razone, un gioco solitario roll and write ambientato in uno spietato futuro post-atomico dove le radiazioni solari sono aumentate a dismisura, rendendo la vita all'aria aperta praticamente impossibile. Il nostro compito sarà quello di gestire un gruppo di sopravvissuti e il luogo in cui vivono, il Rad Bunker, mantenendolo rifornito di cibo, acqua, forniture mediche, carburante, attrezzature e materie prime. Dovremo intraprendere missioni pericolose, recuperare questi oggetti di prima necessità dai luoghi vicini e allo stesso tempo evitare di essere catturati da razziatori fuorilegge che vagano per le terre riarse dal sole nella loro follia indotta dalle radiazioni. Ma dovremo essere veloci per evitare di assumere una pericolosa dose di radiazioni che significherebbe una morte certa. Come avete già sentito durante la chiacchierata in studio prima dell'intervento registrato, Razone è un roll and write di tipo procedurale, ovvero i cui contenuti vengono creati da dei tiri di dado da 6 su una serie di tabelle. Il paragone che ho fatto con Four Against Darkness è il più immediato e che la maggior parte dei nostri ascoltatori probabilmente potrà capire. Dove però in Four Against Darkness abbiamo la generazione casuale di un dungeon, qui in Razone abbiamo una generazione casuale di eventi su una mappa che noi andremo ad esplorare. Ora vi spiegherò un pochino più in dettaglio perché le esplorazioni di Razone vengono effettuate in vari modi, in varie location soprattutto, e compongono varie fasi. Quindi vi illustrerò sostanzialmente come si prepara una missione di Razone. Innanzitutto andremo a creare la scheda dell'episodio, ovvero della missione che stiamo per intraprendere. Vi ricordo che uno dei modi per vincere la campagna di Razone è portare a termine con successo 10 missioni. Molto bene, nella scheda dell'episodio sono compresi tutti i dati utili di cui dovremo tener traccia durante la nostra esplorazione e che ci porteremo fino alla fine in un modo o nell'altro di questa nostra avventura. Il primo step è selezionare un personaggio tra quelli che abbiamo disponibili nel nostro roster e associarlo alla scheda. Ciascun personaggio ha una serie di tratti che possono essere utili durante la nostra missione, tipicamente tratti che danno bonus nel caso di eventi specifici o che ci permettono di cercare meglio, di resistere meglio alle radiazioni e via discorrendo. Ce ne sono vari e questo garantisce una buona varietà di personaggi, una buona differenza tra un personaggio e l'altro. Come dicevo nell'introduzione, è possibile anche avere dei companion, delle spalle, diciamo, che sono tipicamente delle creature, cani, falchi oppure volpi. Ecco, ciascuno di essi ci dà dei bonus differenti. Ovviamente avremo a disposizione eventualmente degli equipaggiamenti utili sempre per l'esplorazione e così via dicendo. Dopodiché determineremo il tipo di missione in maniera random tirando su una tabella che ci dirà sostanzialmente che cosa dobbiamo andare a ricercare durante la nostra missione. Contestualmente ci verranno dati anche i malus in cui rischieremo di incorrere nel caso la missione fallisca. Tipicamente si tratta di perdere dei survivor che fanno parte del nostro gruppo, perdiamo magari delle scorte specifiche e via dicendo. Un dettaglio molto interessante che ho apprezzato in maniera particolare è quello del confermare dicerie, che ha uno spazio specifico sulla scheda missione. Sostanzialmente nel gioco ci sono 6 dicerie che voi potrete confermare
effettuando dei determinati incontri durante le vostre esplorazioni. Benissimo, ciascuna di queste dicerie, può essere confermata anche più volte, vi permetterà di avere uno sconto nelle risorse che dovete recuperare per la missione corrente. Quindi se vi capita di incontrare, quindi di confermare una delle dicerie che sono presenti nel manuale, potrete avere uno sconto nelle risorse richieste per portare a termine la missione. È una piccola cosa, ma vi assicuro che è estremamente tematica e crea una sensazione, diciamo, di immersività piuttosto alta, soprattutto quando veramente riuscite a trovare un riscontro di una di queste dicerie. Veramente una cosa particolare. Altri due elementi da tenere d'occhio della scheda missione sono la track delle radiazioni e quella della timeline. La track delle radiazioni parla di per sé, nel senso che tiene traccia di quanto il vostro personaggio assume radiazioni e, nel caso raggiunga 10 o più, una volta tornato vivo, si spera, alla base, dovrà tirare su un'apposita tabella per vedere l'effetto che hanno avuto le radiazioni su di lui. Mentre la timeline ci permette di tenere traccia del tempo speso dal nostro eroe sfortunato al di fuori del Rad Bunker. È molto importante la timeline perché ogni esplorazione, ogni cosa che fate durante l'esplorazione ha un costo di tempo, quindi è sostanzialmente la nostra spada di Damocle, quello che ci deve tenere allerta e che ci obbliga a fare delle scelte magari controproducenti certe volte, perché se ci siamo attardati troppo per arrivare alla zona che volevamo esplorare, alle edificio che volevamo esplorare, magari ci toccherà fare un rush per tornare indietro, e ora vedremo perché vi parlo di questo avanti e indietro. Ad ogni modo, la timeline ci permette di tenere traccia proprio di questo passare del tempo. Abbiamo 24 ore, le 24 ore di una giornata, e che ci permetterà appunto di tenere fedelmente traccia di tutti i nostri movimenti. Quindi, scelto il nostro personaggio, determinata la missione, scelti gli equipaggiamenti che può portare con sé, a questo punto il prossimo step è selezionare le journey chart. Le journey chart sono delle schede precompilate che rappresentano il viaggio verso e il viaggio dalla nostra destinazione. Quindi noi avremo due momenti di viaggio, uno di andata sostanzialmente e uno di ritorno, che ci permetteranno di arrivare all'obiettivo della nostra missione, che sarà poi la mappa che andremo ad esplorare. La vista di queste journey chart è dall'alto. Ci sono appunto una serie diversa di journey to, quindi viaggio verso e di viaggio da, e noi dovremo attraversarla sostanzialmente da sinistra verso destra, cercando di evitare per quanto possibile i pericoli che andremo ad incontrare. Una cosa importante di Razon è che non c'è mai del combattimento fisico, ma il concetto è che noi dobbiamo cercare il più possibile di evitare le minacce che ci troviamo di fronte. Le schedine journey sono sostanzialmente una griglia quadrettata su cui sono impresse delle icone che ci dicono che cosa rischiamo di incontrare durante il nostro viaggio verso il nostro obiettivo. Si va dal pericolo di banditi alle carcasse di macchine, alla presenza possibile di un alleato, di un sopravvissuto, zone di livello con livello di radiazione molto alto o molto basso, che quindi ci danno un bonus, delle zone dove ci potrebbe essere qualcosa di interessante ma che dobbiamo andare ad esplorare se vogliamo capire di cosa si tratta. La meccanica che gestisce il viaggio è piuttosto semplice. Ci sposteremo attraverso la mappa lungo i quadretti, controllando di volta in volta se una delle icone indicate sulla mappa stessa si trova a 6 o meno caselle dalla nostra posizione attuale. Se così fosse, dovremo tirare per vedere se si attiva o meno un evento. Lanceremo quindi il dado da 6 e se il risultato è uguale o superiore alla distanza, a quel punto dovremo seguire le istruzioni della lista, appunto, dell'evento corrispondente, in buona sostanza. Altrimenti saremo liberi di continuare. Questo ovviamente significa che nel momento in cui siamo molto vicini ad un'icona sarà molto facile che attiveremo l'evento ad essa correlato.
Oltretutto, se siamo esattamente nella casella di fianco ad essa, l'attivazione sarà automatica. Come capite, questo viaggio quadretto per quadretto ci obbliga ad una serie di scelte tattiche proprio interessanti, perché come detto ci sono degli eventi decisamente negativi, degli altri che non si sa bene, potrebbero essere positivi come no, e altri invece positivi. Pertanto starà a ciascun giocatore scegliere quanto vuole rischiare nell'affrontare o meno un determinato evento. Come già detto, non c'è il combattimento in razzon e anche l'incontro di eventuali banditi viene gestito da apposite tabelle, così come le tabelle dei pericoli che possiamo incontrare, in cui possiamo incappare. Tutto quanto, come vi dicevo, è legato al discorso però di schivare i pericoli, perciò state attenti, decidete bene che strada fare e valutate bene se è il caso o meno di rischiare la pelle contro i banditi radioattivi che infestano le lande di Red Zone. Posto che riusciamo ad arrivare dall'altra parte della mappetta, a questo punto finalmente giungeremo nella location e potremo tirare fuori la mappa della Search Areas, la zona di ricerca obiettivo della nostra missione. Le zone di ricerca sono sostanzialmente edifici, ok? Come ad esempio, non so, la chiesa piuttosto che il grande magazzino e via discorrendo, che sono visualizzate in una sorta di isometria, ma sono di fatto sempre delle mappe a quadretti. Sono più articolate ovviamente delle mappe quadrate che abbiamo affrontato nei journey e ciascuna di esse ha già inserito all'interno una serie di zone di interesse dove è possibile trovare delle cose interessanti per noi. Si va dagli NPC alle risorse necessarie per la missione, a nuovi equipaggiamenti e via discorrendo. Ci possiamo trovare veramente di tutto. Ciascuna di queste search areas però è ovviamente contaminata dalle radiazioni che stanno bombardando la Terra. Benissimo, come detto durante l'introduzione in studio, la meccanica che soggiace all'esplorazione di queste location è piuttosto interessante, perché noi andremo a determinare sostanzialmente con un tiro di dado la pericolosità della zona in cui stiamo per andare a muoverci. Ogni turno, infatti, dopo aver scelto la nostra direzione di movimento, andremo a lanciare 3 dadi per determinare il gradiente di radioattività delle 3 caselle esattamente di fronte a noi, che potrà essere verde, giallo oppure rosso. Come capirete da soli, le caselle verdi sono safe, ci possiamo transitare serenamente, le caselle gialle sono pericolose, quindi se transitiamo su 2 caselle gialle consecutivamente prenderemo un punto di radiazione, mentre le caselle rosse sono molto pericolose e entrare in una casella rossa significa prendere automaticamente un punto di radiazione. Ci sono poi degli effetti speciali nel caso siamo particolarmente fortunati e rolliamo 3 caselle tutte verdi, oppure se siamo particolarmente sfortunati e rolliamo 3 caselle tutte rosse. Casi speciali che vengono gestiti da altre tabelle ovviamente e che danno adito a delle scelte anche tattiche di movimento per come proseguire la nostra missione piuttosto interessanti. Una volta terminata l'esplorazione, o perché abbiamo raccolto i materiali necessari o perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, potremo effettuare un viaggio di ritorno, esattamente come quello che vi ho descritto prima, e tornare appunto alla nostra base, Rad Bunker, dove faremo sostanzialmente i conti della serva e vedremo com'è andata la missione. Se avremo soddisfatto i requisiti degli obiettivi di missione, ovviamente questa avrà avuto successo. Viceversa, se l'avremo fallita, dovremo subirne le conseguenze. È anche il momento questo in cui eventuali personaggi che sono stati sfortunati, magari perché hanno preso troppe radiazioni e sono tornati a Rad Bunker solo per morire, vengono depennati dal nostro roster. E appunto, se ne perdiamo troppi, ricordatevi che la partita terminerà in maniera improvvisa e inevitabile. Benissimo, per sommi capi il flusso di gioco di Razzon è questo. Le tabelle ovviamente ci garantiscono un'ottima rigiocabilità perché ci sono tante entry, ci sono tanti tiri da fare, quindi prima di vedere tutto passerà un po' di tempo.
Come però vi dicevo in apertura di episodio, perché vi parlo di un gioco del 2021, per quanto sia stata un'esperienza simpatica, divertente e molto di intrattenimento? Perché Toby Lancaster, l'autore, ha da poco pubblicato con successo su Kickstarter la campagna per Red Zone Totality, che sostanzialmente, come accennavo in apertura, è una seconda edizione del gioco. Con seconda edizione del gioco però non intendo uno stravolgimento del titolo nelle sue fondamenta, che rimangono esattamente quelle che vi ho descritto fino ad ora. Toby Lancaster però ha visto, grazie anche al supporto della community e ai consigli che ha ricevuto dopo la pubblicazione di Red Zone nel 2021, ha voluto rivedere alcune cose, ampliarle, migliorarle e rendere tutto il sistema un pochino più frezzante, diciamo, andando a sistemare quello che probabilmente in una prima release ovviamente aveva lasciato un po' grezzo, ecco. Le differenze tra Red Zone e Red Zone Totality non sono determinanti, come vi ho già detto, però è interessante saperle, secondo me, se qualcuno vuole avvicinarsi al gioco, vuole acquistarlo anche nella sua versione print and play, che è veramente economica. Partiamo dalle interazioni con gli NPC. Era una cosa che Toby Lancaster voleva espandere già nel primo gioco, nella prima versione del gioco, ma non ha avuto modo di esplorare a fondo. Ecco, ora gli NPC hanno una serie di opzioni con cui ci permettono di interagire in maniera differente con loro e che possono dare adito a eventi inaspettati, quindi c'è, diciamo, un aumento dell'interattività e dell'ottica un po' da gioco di ruolo, se volete. Sono state poi introdotte le regole per due giocatori, che secondo me forse sono un in più che è stato chiesto da alcuni utenti, però per me questo è un gioco veramente un trussolo, ecco, che ti puoi godere al meglio, secondo me, se sei in solitaria. Sono state poi allargate le mappe delle cinque zone che è possibile esplorare, quindi abbiamo la factory, la chiesa e così via. Sono state migliorate, è stata migliorata anche la grafica, la chiarezza di come sono esposte le cose. Adesso, diciamo, è stato fatto un bel passo in avanti, soprattutto per quanto riguarda l'usabilità. È stata ulteriormente espansa la matrice della ricerca, quindi quello che potete trovare all'interno delle search areas, e questo vuol dire che ci sono molte più cose da scoprire, nuovi equipaggiamenti, nuovi NPC e quindi molta più longevità. Sempre a livello meccanico è stato introdotto una sorta di livello di difficoltà con delle regole basate sul ciclo notte e giorno e i relativi livelli di radiazione, che quindi impongono più o meno restrizioni di tempo e rendono il gioco decisamente più pressante e emozionante. Ecco, accanto a queste modifiche un po' più strutturali ci sono tutta una serie di migliorie cosmetiche, come ad esempio nuovi art per gli abitanti del Rad Bunker e anche dei pericoli che possiamo incontrare all'esterno. Sono state aggiunte nuovi personaggi, nuove mappe. È tutto finalmente raccolto, tra l'altro, in un box set veramente interessante, dove c'è il manuale base, tutte le schede con le nuove mappe, con le schede dell'episodio, tre matite colorate, verde, rossa e gialla, che ci servono appunto per esplorare le zone, e tre dadi, ciascuno del suo colore, appunto, tutto in un conveniente box set. Ora, onestamente, questa è una cosa un po' per collezionisti, secondo me, perché il gioco, ripeto, nella sua versione PDF è perfettamente godibile. Benissimo, mi pare che per Red Zone Totality sia veramente tutto. Le impressioni di gioco giocato ve le abbiamo date durante l'introduzione sia io che Ale. Posso solo ribadire che per gli amanti dei solo game procedurali, roll and write, questo è veramente un titolo da tenere d'occhio, anche e soprattutto perché l'edizione digitale, che potete comodamente stamparvi a casa con la vostra stampantina da ufficio, è a un prezzo ridicolo di 10 sterline per comunque molte ore di gioco e per un'esperienza che complessivamente, secondo me, se presa nel modo giusto e con, insomma, la giusta dose di fantasia e non semplicemente come un gioco compilativo, può regalare delle belle sorprese, soprattutto grazie alla narrativa emergente, perché Toby Lancaster ha comunque creato un po' la sua post-apocalisse. La Red Zone ha una sua lore, ha una sua logica e può regalare veramente delle sorprese interessanti, anche se il setting post-apocalittico lo avete visto bene o male un po' in tutte le salse.
Non c'è veramente altro da aggiungere, quindi carissimi, se avete dubbi, domande, richieste su Razzone o Razzone Totality, come sempre a vostra disposizione attraverso Facebook o attraverso la mail. E quando possibile vi risponderò a tutte le vostre curiosità. Rieccoci di nuovo dopo il post-apocalittico di Razzone. Adesso Ale, è il momento, credo che sia il secondo anno di fila che lo fai. Sì, sì, esatto. La top 5 dei migliori libro game di quest'anno. Un po' di contesto, Ale è l'uomo dedicato ai libro game, ne legge una trentina ogni anno, più o meno, sì, circa 30, sì, sì. Tra i 20 e i 30, voglio dire, considerando la quantità totale di output dell'editoria italiana, siamo vicini credo al 75% del mercato. Secondo me siamo a metà più roba. Ah sì, sì, così sì, tanti, guarda che ne escono una quantità tanto. Jack incredibile, non sono tutti belli, chiaramente, però. Chiaramente Ale, quelli che sono arrivati diciamo qui sono che tu hai preselezionato, hai letto e alla fine sono sì, arrivati. Diciamo che alcuni, tipo Grafomante di cui ho parlato settimana scorsa, in mezz'ora lo leggi uno, okay? Okay. Fai una prima run. Due di quelli che citerò adesso, anche quelli lì, in un'ora e mezza, due li hai letti. Sì. Uno di questi ci ho messo un mese a leggerlo, quindi ovviamente... Dipende sia Miseria. Dalla dimensione del libro. È come i board game, ci sono i giochi... filler e ci sono gli bigerma. Esattamente. Allora, quindi secondo anno di fila, l'anno scorso ha vinto quello che poi ho regalato a Silvia come regalo di... Le è piaciuto? Sì, le è piaciuto molto. Perfetto. Madonna, guarda che il tavolino adesso sta fermo, che è un piacere. l'odore della pioggia è venuto caldo per 10 minuti. È ancora nel comodino di Silvia. Non si sa se è un bene o un male, okay, questo. No, un bene, cioè vuol dire uno che l'ha letto, beh, se lo tira lì. Vuol dire che non l'ha buttato. non l'ha buttato. Vai Ale, allora. Quinto posto, vai. Allora, di base sono tutti i libri che mi sono procurato più o meno a cavallo di Modena Play, quindi sì? Fra aprile e agosto di quest'anno. C'è stato il momento di... Quello di acquisizione, poi la lettura si è un po' trascinata più avanti. Vai. Partiamo con quello che è probabilmente il più compatto di tutti, è Demoniache Presenze. Libro di edizione non so di se posso googolarlo. Sì, fallo. Cosa basta che scrivi libro game alla fine. Sì, grazie. Se lasci fuori libro game che sa cosa ti viene. Eccolo è qua. Di Fabrizio Fortino, edizione di Librassi, è un libro compatto, lo cito perché in realtà è nato da... il concorso dei corti di Libro Games Land. Sai, ogni anno pubblicano questa raccolta di super sì. corti e mettono a votazione fra i lettori della pagina, quindi tutti quanti possono dare un giudizio di merito su quello che hanno letto, sì. senza sapere chi l'ha scritto, senza sapere niente del libro tranne il puro contenuto. Benissimo. Questo libro, tra l'altro, io l'avevo letto nella versione dei corti e me lo sono ritrovato invece in versione edita, che è stato ovviamente ampliato. La bega è che è un mini libro game, perché sono 140 paragrafi più o meno, e voi interpretate una babysitter, Amity Lutz, che sì. si trova diciamo assunta per seguire un bimbo che si chiama Robby nella villa dei Freeling. Mentre per vari motivi vi trovate a guardare un film dell'orrore, anche lei però con un bambino, però vabbè. Ad un certo punto c'è proprio un disturbo statico sulla TV, c'è un momento in cui il bambino sembra paralizzato, esce una creatura d'incubo, voi svenite e quando vi riprendete il bambino non c'è. Molto bene. E a quel punto comincia un viaggio attraverso la casa che è letteralmente una sorta di confine, un velo fra sì. il mondo degli inferi e il mondo reale. La copertina è inquietantissima. È un libro horror veramente sì. fatto bene, con una grande tensione dentro, e c'è Amity che scopre di avere questa capacità di viaggiare fra i due confini e quindi muoversi fra i due mondi, ma questo però fa diminuire il valore di sanità mentale, che è quello che dovete tenere sotto controllo durante tutta l'avventura. Okay. Un libro interessante veramente, che genera tantissima tensione, veramente un prodotto. Ti vorrei chiedere il top finale, ma non posso. No, spoiler. Beh, dai. Il top finale è quello in cui non muori, essenzialmente. Sì. Quello è già quello un finale, finale buono, diciamo. Esatto, finale buono. Ce n'è uno veramente borderline. Non vi dirò niente. Se lo trovate, scrivetemi, perché di sicuro se ci capitate sopra non capirete che con capelli bianchi. Comunque me lo ricordo distintamente a Modena. Ah, bravo. Tra l'altro.
nel testo potreste trovare la necessità di aprire due buste che però non ci sono nel libro. Dovete collegarvi sul sito di Edizioni Librarsi, le troverete lì. Non vi dico ovviamente niente su queste buste né come le potete procurare, ma sono tutte e due veramente due piccole chicche che stanno benissimo. Quinto posto, capito? Demoniache presenze. Quarto posto, andiamo invece nell'epica cavalleresca. Andiamo in cerca di Angelica, di Andrea Angiolino, della Vincent Books, e fa parte della serie Dedalo, che è la stessa serie di L'odore della pioggia. Dedalo volume 7, eccolo qua. Dedalo è questa serie di libri di autori tutti italiani, veramente particolare. Sono tutti libri che cercano un po' di uscire dal canone del libro game e della storia bivi. Sì. In questo caso nasce da un altro mini racconto scritto da Angiolino e pubblicato su Io Gioco, che poi è diventato appunto In cerca di Angelica. Vi mette nei panni di un paladino o di una paladina, ok? Non importa che voi vogliate essere Orlando oppure vogliate essere Bradamante, non importa che vogliate essere uomo o donna, il libro vi permette di scegliere liberamente, e vi mettete alla ricerca di Angelica, principessa d'India, e lo fate in questo percorso che è diviso in due macro blocchi. Il primo, che è quello più narrativo, più a bivi, quello in cui dovete utilizzare l'astuzia, pieno di duelli, che sarebbe più giusto dire tenzoni. E un secondo blocco invece in cui vi trovate invece in una mappa, letteralmente vi muovete su una mappa, ogni zona è indicata da un paragrafo, che vi rimando ovviamente al paragrafo del libro, e voi attraverso questa esplorazione dovete arrivare a compimento della vostra impresa. Occhio, componente aleatoria abbastanza alta, perché c'è il tiro dal dado per tutti i combattimenti. Molto bene. Dedalo in cerca di Angelica, di Andrea Angiolino. Al terzo posto, medaglia di bronzo, vai. Medaglia di bronzo va a un libro alla Sin City, quindi Dark Urban Fantasy. Forse l'avevo adocchiato su Magic Merchant. È Somora, la serie è Somora, la città della menzogna, di Christian Sassner e Florian Sassner, della Vincent Books, ovviamente Raven Distribution, perché la Vincent fa parte di Raven. Volume Somora, volume 1, ci saranno allora, altri? Ah, è bellissimo. Un altro... Eccolo qua. La città bloccone della... perché sono 500 pagine di volume. Bello grossotto, è letteralmente un mondo da Sin City. Somora è questa città ormai letteralmente caduta in mano ai crimini, è un po' come la Gotham City, ok, se volete, ma ancora più spinta, cioè corruzione, depravazione, c'è di tutto in questa città. Voi siete una poliziotta che cerca di vivere secondo un ideale molto preciso, cioè voi vi trovate circondata da merda e cercate di essere comunque un faro che cerca di portare un po' di legalità in tutto questo. Il problema è che vi piove addosso letteralmente di tutto. E quindi questo vostro ideale potrebbe essere messo a serio rischio durante l'indagine che vi porterà a Moloch. Ma qua si legge tanto. Qua si legge tantissimo. È un romanzo a bivi con un'introduzione che vi cala all'interno di un mondo veramente costruito ad arte dai Sassner. È un prodotto, questo qua è un prodotto internazionale ovviamente, non è un prodotto italiano, di autori italiani, e nonostante abbia uno stile un po' anni 80, lo fa cavalcando sempre l'onda di quella punta di nostalgia di quel periodo, quindi dei polizieschi di quel tipo un po' hard-boiled, che lo tiene sempre a livello, senza scadere mai o nell'eccessivamente torbido o nel cliché esagerato. Cliché ce ne sono tanti, soprattutto dal punto di vista razziale e razzista. Questo bisogna dirlo, perché altrimenti sai che poi sono mondi rappresentati soprattutto se ispirato agli anni 80, in cui se pensate soltanto come veniva dipinto, che so, una Chinatown qualsiasi, qua dentro la troverete, basta guardare un film di Eddie Murphy. E soprattutto lei, ragazzi, è una donna in un mondo in cui il crimine è praticamente la qualunque. Pensate a cosa può succedervi. Quindi è veramente un libro duro per certi versi, ma veramente hanno cavalcato questa narrativa in modo incredibile, e la punto forte di questo è proprio la narrativa. Veramente un libro bellissimo, ci ho messo una settimana a leggerlo, l'ho anche ripreso, ricordiamo che Ale non dormendo anche molto tempo. Questa cosa me la porterò avanti per tutto l'ottavo anno. Esatto. Da come lo descrivi dal punto di vista proprio di sviluppo, come è scritto, quasi come un romanzo, mi ricorda Il vampiro e la farfalla. Sì, ci sta, è effettivamente un bel accostamento strutturalmente. Quello di Zarrillo?
No, okay. No. Ecco, sì, ah no, quello è l'elefante. Io mi sono fatto gli appunti e ovviamente non li sto minimamente seguendo. Sì. E di questo titolo io ho scritto: un titolo affilato come la lama di un pugnale, in cui non dovrete tirare dadi ma fare scelte di comodo, di ragione e di coerenza. E dovete sapere e capire quanto siete disposti a sacrificare di voi stessi per perseguire il vostro ideale. Oppure se lasciarvelo semplicemente alle spalle. È un libro veramente super. Ed è al terzo posto, vi dico solo quello. Bello questa tagline. No, che non è la tagline, questo teaser che, no, che è scritto. No, vi giuro, questo qua merita di essere acquistato assolutamente. Molto per chiunque ami questo tipo di dark urban, che non è cyberpunk, assolutamente. Ha delle sfumature punk, ma rimane veramente un titolo alla Sin City. Se vi piace quel titolo bianco, nero e rosso sangue, Somora è perfettamente in tema. Medaglia d'argento. Cambiamo completamente stile e genere. Stavolta non è più un romanzo narrativo, anzi è un arcade. Voi dovete pensare di essere al Flynn's Arcade di fronte a un cabinato a giocare a Ghasts and Goblin. Ghasts and Goblin. Titolo della Hacker Rules and Ghast, è questo. Goblin. Tu fai delle miniature assurde. È Ghasts and Gremlins. Ghasts apostrofo N. And Gremlins, scusa, Gremlins non Goblin. Mi sono incasinato con Ghost and Goblin. Libro della Acheron Books in collaborazione con Nerdcore ad opera di Francesco Di Lazzaro. Francesco Di Lazzaro l'ho citato innumerevoli volte per le fatiche dell'autorico. Ecco, allora, fa parte di una collana di tre libri della saga Press Start. È letteralmente un videogame cabinato. Cioè, voi partite con 5 gettoni, 3 vite per gettone, e dovete affrontare un Ghosts Goblins nei panni però della principessa. Quindi il demone questa volta arriva e non come in tutti i cliché dei cabinati prende e rapisce la principessa e il cavaliere parte a salvarla. In questo caso il cavaliere Lancinante viene rapito, voi vi trovate la sua armatura e cosa fate? La prendete, vi armate e andate a cercare. E morite male perché in Ghost and Goblin si fa una cosa, morire male. Morite male. E effettivamente il gioco è questo: voi dovete affrontare combattimenti in sequenza. Occhio, non ci sono dadi nei combattimenti, è tutto a scelte ed è una cosa fighissima. Ecco. Loro la chiamano comandi, ed è una roba, vi giuro, è bellissimo da giocare. Ma soprattutto il dado qui interviene soltanto per le scelte narrative, cioè è tutto scritto in tono ironico, proprio con lo stile di Ghosts Goblin, e soprattutto con un linguaggio molto aulico che lo richiama tantissimo, veramente scritto alla grande. Lì hanno fatto un'opera ironica tematizzata alla grande. E voi essenzialmente dovete attraversare questi 5 livelli di gioco cercando di spendere i gettoni. Non ce la fate, dovete tornare all'inizio, come succedeva con sei riuscito a finirlo? Sono riuscito a finirlo una sola volta. No, ho fatto giusto pulito. Perché alla fine un po' ti intagli su come gestire i vari mostri. Okay. Perché alla fine la bazza è sempre quella: tu subisci un colpo, perdi l'armatura, rimani nudo come Ghost and Goblin, altro colpo, perdi la vita. E però poi ti intagli e diventi più bravo. Diventi via via più bravo. È letteralmente come giocare il camminato. E ti giuro, sembra, quando l'ho preso in mano un po' poco convinto, ho detto basta, era il classico, vabbè, proviamo a fare sta roba, classico esercizio di stile. In realtà no, è proprio fatto benissimo. Ale, devo fare, prima che tu vada a rivelare il primo posto, devo fare un plauso alla Acheron, scritto A-C-H-E-R-O-N. Acheron. Ci sono dei titoli incredibili, Stregoneria Lusticana, Vivi e lascia risorgere di Mauro Longo, che è il nostro ascoltatore, è sempre lui. Stregoneria Lusticana prima o poi lo porterò perché l'ho giocato e non l'ho mai, mi sono reso conto. Fascisti da Jugot, cannonata. Fausto e Furio, che in cui guidi il cinghiale meccanico, anche quello è una bomba. No, veramente hanno. E poi la serie di Press Start è bellissima. La prossima è quella è Shinobu, quello di Shinobi. Sì, che Shinobu, non sarà Shinobi. Che sarà Shinobu, che... No, sono estasiato da chi ha veramente coraggio e voglia di proporre qualcosa di un po' diverso. Come io vi anticipo che, siccome non è prodotto di quest'anno, è prodotto precedente, ma l'ho scoperto quest'anno. Quando ripartiamo dopo le vacanze, parlerò di Negli Eoni Fedele, che è un libro di Tupac Mollica. Ah, potrò parlare anch'io perché l'ho giocato. Quello dei Carabinieri.
poteri dell'occulto, un fantasy. Peccato che non abbiano più fatto niente, perché secondo me è un'idea fighissima. È un'idea pazzesca quella lì. Infatti di quello parlerò dopo, però. Adesso veniamo invece al titolo sempre di quest'anno, campione, che è al primo posto. Shugendo si anche chiamerà. Questo, anche, ecco, Gustens Gremlins, anche questo è un libro super compatto, eh. È veramente un libricino, perché ovviamente non c'è tanta narrativa, è più che altro gioco puro. Invece Thule, che è al primo posto, libro di Marco Zamanni, edito da Aristea. Questo qua invece è un altro mattone che mi ha portato via letteralmente un mese, perché l'ho rigiocato 5 volte. Come si scrive? Miseria. T-H-U-L-E. Alman di Thule. Thule. Era il nonno di Elisabeth. Proprio lui. Tutto il libro è una chiara, un chiaro omaggio e ispirazione a Dune. Perché essenzialmente voi siete una casata perennemente in guerra con tutto e tutti, ma soprattutto con un'altra casata. Ogni riferimento agli Atari di Serie Arconen. I Barconen. Ovviamente i Barconen. È ovviamente voluto. C'è questo pianeta in cui dopo la diaspora, cioè la Terra è stata abbandonata a causa in quella che poi è diventata famosa come la diaspora, e tutti quanti sono spostati nello spazio e hanno beccato sto pianeta in cui il crioghiaccio, questa spezia, questa sostanza che è letteralmente la soluzione a tutti i mali dell'umanità, e voi vi recate appunto su Thule insieme ad altre casate, ad altre fazioni incaricate di prendere possesso di questo pianeta e di sfruttarne le risorse naturali e soprattutto appunto le riserve di crioghiaccio. Il problema è che questo porterà conflitti, problemi, faide, tradimenti, un casino incredibile. Ma tu puoi scegliere la fazione di partenza? No, tu parti come Erin Eldris, erede di una delle casate, quindi la vicenda è tutta quanta gestita attraverso gli occhi di questa protagonista, e soprattutto quello che poi succederà, sia a livello di rapporti eccetera, è totalmente in mano al giocatore, ma a livelli che non riesco a spiegarvi senza approfondire ulteriormente l'intervento. Vi dico però che il sistema utilizzato è quello della Zachimos System, ideato appunto da Zamanni, che sfrutta le iniziali, le prime due lettere dei nomi dei protagonisti. Voi li convertite attraverso una tabella nel sistema in numeri, vi mandano, quindi potete interrogare, vi mandano a un paragrafo specifico del libro. Quindi ogni cosa che voi leggete, se voi ricordate il nome di una persona, la potete associare a una domanda e quindi a una risposta che vi serve per portare avanti. Quindi è una cosa anche proprio molto, dove devi fare gli appunti, sì, dove devi stare dietro, devi tenerti a mente i nomi di quelli che incontri. Ovviamente bella questa idea qua, veramente. E lui l'ha utilizzata in altri prodotti precedenti più investigativi. Comunque, ecco, veramente un libro pazzesco. Se vi piace la narrativa, scritto benissimo. Marco è veramente molto bravo da questo punto di vista. Ma soprattutto la storia, ovvio, tutta la premessa è molto simile a Dune, certo. Però poi quello che succede, vi assicuro, non c'entra assolutamente niente. È pieno di segreti il libro. Alcuni non li ho ancora mai trovati, li ho letti citati sul libro Games Lens, ma non li ho mai trovati nel libro, non ci sono mai arrivato dentro, probabilmente sarà associato a persone o cose che non ho visto. E poi il libro viene dato, viene venduto insieme con un altro libricino piccolo, che è I segreti di Thule, che racconta tutto il progresso, quello che ha portato la diaspora, vi spiega cos'è Thule, cos'è il crioghiaccio. Ma non è game. No, cioè, no, quello è proprio lore. Annex, è lore puro. Ma devi leggerlo. Te lo godi di più alla fine o all'inizio? Te lo godi. Allora, se lo leggi all'inizio è un po' come leggere il Silmarillion prima del Signore degli Anelli. In realtà è meglio leggere il Signore degli Anelli e poi il Silmarillion. È meglio fare la prima lettura, andarsi a leggere i segreti e poi rifare la seconda lettura. Se no, quando incontri il Balrog dici ah sì, ok. Però volete un regalo di Natale a tema libro game ed è uno appassionato di fantascienza, top. Dove, proprio. Sì, tra l'altro ci sono, è il terzo di Nuovi Mondi. Sì, esatto. Ma gli altri due li hai letti. Persephone X, il volume 2, e Vesta Shutdown. Vesta Shutdown, ho fatto un intervento dedicato al libro pazzesco, ricordo. È stato il mio migliore di 2 anni fa. Uh-huh. E invece Persephone X non l'ho letto. Proprio non l'ho letto. Sarà il migliore dell'anno prossimo. 2 su 3 libro dell'anno. 2 su 3 praticamente libro game dell'anno. Quindi, esattamente. È proprio valido, insomma. No, veramente super. Va bene. Grandi complimenti alla collana Nuovi Mondi e a Thule, che è Thule. E a Marco Zamanni. Beh, in realtà sono tutti e 5 libri veramente bellissimi. Cioè, 5? Non sono 3? Sono 3? No, già che ne ha stati 5. Ah, no, scusa. Apposta così. Pensavo quelli di Zamanni. Ma a parte che solo questo è di Zamanni, gli altri sono di diversi di altri autori. Ah, okay. No. Vabbè, Ale, grazie mille per questo fantastico intervento. Se avete voglia di saperne di più o avete altre dubbi, domande, richieste,
contattateci pure e chiedete di Ale. Però vabbè, siete tutti skillati, dring, dring. Andate su Google, vi cercate i libri e ve li ordinate online, anche perché credo che poche librerie abbiano queste, purtroppo, no, dire purtroppo. No. Ah beh sì, fisiche sì, però fisiche. Online ce l'ha la qualunque, sì, ormai. Sì, 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 sì. Però cioè, non c'è una vera rappresentazione di questo mondo nelle librerie vere, secondo me. È più facile, cioè, troppe poche. È più facile che lo trovi nei libri. No, perché poi si svegliano come i fumetti italiani, che è dovuto arrivare a Zero Calcare per far avere sì. A tutte le librerie italiane una zona fumetti. Beh, da Galla a Vicenza ne trovate veramente tanti, eh. Da Galla in Vicenza. Sono bravi. Qui a Vicenza sono bravi. Bene, e ragazzi, chiudiamo l'episodio di oggi e chiudiamo gli interventi di quest'anno sì. Con Mlem, scritto proprio M-E-M-L-E-M. Sì, ma di titolo vero, dai. Sono gli Astrogatti, e non so il titolo vero perché... Di Astrocazzi? Di Astrocazzi. Gli Astrogatti. Gli Astrogatti in tedesco. Io ho l'edizione tedesca, non ho idea se questo gioco verrà in italiano, quando verrà in italiano, eccetera. Io vi dico solo che con l'edizione in tedesco io mi sono scaricato il manuale in inglese, me lo sono letto. Sono tre facciate e ci potete giocare tranquillamente perché non c'è neanche una letterina, una micro letterina sul durante il gameplay, non avete a che fare col testo assolutamente, per cui totalmente indipendente dalla lingua. Il gioco è dello stesso studio di Havel. Ah ok, sì sì. Che è stato però acquistato in Germania e quindi sono uscite le edizioni tedesche e l'autore... in inglese. L'autore è il mitico Herr Dr. Knizia. Il dottor Knizia, che si è cimentato con una meccanica che è quella del push your luck puro. E ci sono pochi giochi che si danno così in maniera integrale a questo tipo di meccanica, che è quella per cui voi cercate di spingere il più possibile fino a che qualcuno non come si dice nel blackjack, quando fai oltre sballa quando sballi. Sì. Ecco, il meccanismo, come detto, è quello del blackjack, quindi cercate di spingere, di arrivare più vicini possibile a quello che vorreste fare, e qualcuno ce la fa, qualcuno no. Il gioco ovviamente è molto condizionato dalla fortuna, ma in realtà grazie ad alcuni accorgimenti che poi vi spiegherò all'interno dell'intervento, che deve essere per forza preregistrato, perché ho bisogno di un po' di tempo. I giochi di inizia a chi non li frequenta sembrano sempre giochi basati sulla fortuna, ma in realtà, e invece no. In realtà no. Io... credo che questo gioco sia splendido, è stato super apprezzato alla DBCon, ci hanno giocato tantissimo, a un certo punto c'erano due tavoli setappati perché c'era la mia copia e quella di Pestrin, come detto ormai Pestrin Beaches, e quindi ci giocavano anche 10 persone alla volta, perché è un gioco che tiene 5 persone, io tra l'altro lo straconsiglio per 5 persone, top assoluto, la durata è contenuta, il divertimento è tantissimo. Non è propriamente un party game, ma ve lo dirò, è un gioco che ha una sua struttura, un suo perché, che va oltre quello del farsi quattro risate, che comunque sicuramente ci saranno, è sicuramente quello di fare del grandissimo trash talk, che sicuramente ci sarà. È chiaro che ci vuole un gruppo un po' sportivo per goderselo appieno, che chiaramente ci sarà, se no devi giocarlo sì, da solo. Io nel corso delle mie varie partite fatte alla DBCon soltanto una persona l'ho trovata che è stata zitta tutto il tempo, ha fatto il giocatore vero, poi non ha neanche vinto, però non mi ricordo chi era, ma mi ricordo questa condotta totale da proprio silenzioso, imperturbabile, sì, sì. Poker face, mentre noi ci sparavamo le peggiori infamiate terribili, per cui non era Branco. Un gioco che mi ha subito conquistato, un grazie a Roberto che me l'ha fatto scoprire proprio a Essen, ci abbiamo fatto una partita tra l'altro epica e da me incredibilmente vinta subito, e devo dire che è un gioco che ha un potenziale veramente eccezionale per chi cerca quel tipo di prodotto un po' smargiasso, ma allo stesso tempo non proprio banale. Per cui vi lascio all'ultimo intervento del 2023 e niente, dai, poi vai, ci vediamo Jack, per i saluti finali. Astrocazzen! Allora, se sentite un debole ma persistente rumore di sottofondo, sappiate che si tratta della mia lavastoviglie. Purtroppo oggi va così, però insomma l'intervento spero non ne venga in qualche modo danneggiato. Allora, io vi parlo di questo gioco perché è stato un fulmine a ciel sereno provato a Essen, grazie a Roberto Pestrin, e poi ne abbiamo acquistato una copia direttamente alla fiera tedesca e l'abbiamo infine portato entrambi
alla DBCon per farci partite in serie. Il gioco è stato molto apprezzato, come abbiamo visto dai sondaggi anonimi, peraltro post DBCon. È un gioco estremamente divertente, come detto non è un party game, è qualcosina in più. Al momento, e per chiarire poi i dettagli tecnici, parliamo di un po' di cose pratiche, poi vi do un po' il giudizio, vi faccio un po' capire come funziona in maniera un po' più dettagliata se vi interessa. Allora, giocatori, io straconsiglio per 5 giocatori, full player count tutta la vita, vediamo un po' su BGG, mi dà best 4-5. Senza dubbio in 4 va benissimo, sconsiglio sotto i 4, l'esperienza non vale assolutamente la pena, lasciate perdere, anche perché comunque i turni sono sostanzialmente più o meno simultanei, per cui non c'è waiting time, non c'è niente da aspettare, si va via cacciati tutti i turni, prendetelo pure se avete un gruppo consistentemente composto da 5 persone, oppure se avete un'associazione e avete bisogno di coinvolgere nuovi giocatori, questo è un gioco ideale per fare questa cosa qua. È di fatto un family, ecco dai, alla fine possiamo anche, se dobbiamo per forza sistemare le cose nei cassetti perché siamo mentalmente troppo deboli per affrontarle una a una, lo metterei in quella categoria lì. La lingua non c'è nel gioco, nemmeno nei 3 moduli, questo non l'ho accennato nel cappello introduttivo con i ragazzi, ci sono già nella scatola base, ci sono 3 moduli che si possono in qualche modo innestare nel gioco, io non li ho trovati necessari, ovviamente sapete sono un po' integralista da questo punto di vista, però se avete fatto un certo numero di partite e le persone cominciano a chiedere qualcosa di nuovo, avete questi piccoli modulini che si integrano nel gioco base e ampliano un po' la rigiocabilità, che comunque già di base secondo me è buona. Altra cosa, la distribuzione italiana, dove trovarlo? In questo momento su Board Game Geek l'unico publisher listato è Rebel Studio. Come sapete Rebel Studio è un'azienda polacca, solitamente i giochi di Rebel Studio vengono distribuiti in Italia da Asmodee, quindi io presumo che nel 2024 vedremo il gioco nella sua versione italiana, è un gioco di Knizia, Rebel Studio, dal prezzo relativamente contenuto, credo che non ci saranno problemi a riceverlo in italiano. Mentre se parliamo di reperibilità vera e propria, il gioco esiste in questo momento in 2 versioni, tedesca, non disponibile in questo momento negli store europei, solo in pre-order, con prezzi tra i 40 e i 50 euro, spedizione per l'Italia inclusa, mentre per la versione francese costa un pochettino di meno e anche questa comunque al momento è solo in pre-order, per cui il gioco dovete aspettare un pochettino per trovarlo, consideriamolo una delle rare volte in cui mi occupo di giochi che sono in arrivo e non di giochi passati o addirittura piuttosto vecchi, come è successo di recente per esempio con l'incredibile Spirium. Bene, allora spero che vi sia piaciuto questa intro al contrario, in cui prima ho dato tutte le info di contorno, adesso mi concentro un po' su quello che si fa nel gioco. In Mlem ogni giocatore interpreta a turno il capitano di un razzo spaziale che parte dalla Terra e va verso l'infinito, le comete dello spazio profondo. Il tabellone peraltro è un playmat bellissimo, molto colorato e veramente un ottimo lavoro da parte dell'illustratrice che se non sbaglio si chiama Johanna Redzpeka, chiaramente pronuncia da dimenticare ma ci siamo capiti. Cosa fate? Partite tutti insieme, il capitano decide, ogni giocatore interpreta a turno il capitano e poi tutti i giocatori hanno un equipaggio personale di 8 personaggi che possono, tra cui possono scegliere per comporre l'equipaggio di una singola spedizione, per cui ogni singola spedizione è composta da un gatto astronauta per ogni giocatore e ogni giocatore ha diritto di scegliere quale gatto astronauta mandare ciascuna volta che si parte per una spedizione. Per cui, a partire dal capitano, in senso orario, tutti i giocatori scelgono uno dei loro personaggi rimasti e lo mettono nel razzo prima di partire. Ogni personaggio ha un potere specifico, molto semplice. Alcuni moltiplicano i punti, si atterrano in
lune o pianeti, altri fanno altre cose, ma ovviamente non sto qua a spiegarvi cosa fanno tutti gli 8 personaggi, perché sostanzialmente se state facendo un viaggio in macchina vi buttate fuori dalla noia. In questo podcast cerco di darvi l'idea di quello che succede al tavolo, poi se volete i dettagli andate su YouTube e vi guardate qualche bellissimo video di gameplay. Allora, dicevo, la cosa interessante è che appunto viene composta però la crew di ogni singolo viaggio in modo differente, perché a seconda anche se siete il capitano o se siete l'ultimo a mettere il vostro gatto all'interno del razzo, le dinamiche cambiano, c'è un retropensiero, c'è un meta di come si compone l'equipaggio, di quello che volete ottenere voi da quel singolo viaggio. E poi una volta che l'equipaggio è composto e il razzo è completo, si parte verso l'infinito e oltre. Qui Knizia ha congegnato un sistema estremamente semplice che parte dal lancio di 6 dadi a 6 facce, ma non dadi da 6, sono dadi custom fatti apposta per il gioco, e tramite, diciamo, questo semplice gioco di dadi, che non so se qualcuno di voi ha mai giocato a 5000 o detto anche Manza, di fatto voi raggruppate i dadi a seconda dei risultati che hanno dato e potete spendere dadi per avanzare nella track che vi porta verso questa cometa in fondo. Ecco, la cosa interessantissima è che tra la partenza sulla Terra e questa cometa in cima al tabellone ci sono tutta una serie di stazioni intermedie. Le chiamo stazioni, ma in realtà sono pianeti e lune. Chiaramente andarci con i vostri gatti dà punti. E voi dite, come fate a scendere? Ecco, perché di fatto ogni volta che l'astronave ha fatto un avanzamento grazie alla spesa di questi dadi tirati dal comandante, ogni giocatore, a partire dal capitano, ha diritto a dichiarare di scendere dalla nave, rimanere lì e fare i punti. Quel segnalino, quel gatto che era sull'astronave viene depositato sul tabellone e non verrà mai più tolto e andrà a segnare punti di fine partita. E ovviamente alla fine chi farà più punti sarà il vincitore di Astrocazzen. Le dinamiche di avanzamento della nave fanno sì che sia ovviamente sempre più difficile avanzare man mano che si sale verso la cometa. La decisione di quali da dispendere, di quanti da dispendere è assoluta esclusiva del comandante. Tuttavia, se il comandante decide di scendere, il secondo in capo prenderà il suo posto e potrà in quel momento gestire i dadi e tirarli, ovviamente con quello che gli ha lasciato il comandante stesso. E qui arriva una delle cose più interessanti del gioco, perché generalmente ho detto il comandante è quello che ha diritto a scendere per primo, per cui ci sono delle location in cui il primo che arriva fa più punti. E quindi il comandante ha sì voglia di andare più in alto possibile, però è anche quello che potrebbe tradire e scendere per fare i punti prima degli altri. Infine, l'ultimo è sempre quello che ha meno interesse nello scendere dove scendono gli altri, per cui potrebbe succedere la spedizione per cui a un certo punto rimane solo l'ultimo che era lì, magari con un dadino, e va e prova a fare l'ultimo avanzamento che lo porterà appunto verso l'infinito e oltre. Chiaramente c'è un bel bonus punti per chi riesce ad arrivare in fondo alla track, ma non è strettamente necessario per vincere la partita avere gatti che arrivano in massa alla fine del tabellone. Ci sono i pianeti in cui di fatto conta la maggioranza dei gatti per fare punti poi a fine partita, c'è questo piccolo gioco di maggioranza molto molto semplice. Invece per le lune si scendono punti plane, quindi le lune sono strutturate in modo per cui magari sono in serie da 2 o 3, e però i posti sono limitati, ogni luna un gattino. E quindi si crea tutto ogni volta che parte una nave spaziale piena di gattini, avete questo meta in cui voi dovete capire, a seconda della posizione in cui siete della nave, dove vi conviene scendere, dove volete puntare, quanto volete rischiare per andare avanti. Eh sì, perché se a un certo punto la combinazione di dadi, e questo succede piuttosto spesso, secondo me una volta su 2 circa,
il capitano potrebbe tirare dadi non validi. A quel punto quindi non c'è possibilità di avanzare oltremodo con i dadi rimasti, la nave esplode, i gattini fortunatamente ritornano ai rispettivi padroni però il counter di fine partita avanza. Dopo un certo numero di esplosioni la partita in ogni caso termina. La partita termina anche se un giocatore riesce a piazzare tutti i propri gattini, che sono 8, lo ricordiamo, ognuno con un potere diverso, li riesce a piazzare sul tabellone. A quel punto la partita finisce, perché se qualcuno è chiamato a mettere un gatto nell'astronave ma non ne ha più a disposizione perché li ha già piazzati tutti, in quel momento la partita finisce. Per cui non ci sono retro gaming di beh, io mi tengo i gattini per dopo così faccio più punti, vedo gli altri. No, perché se uno fa un rush e piazza gattini a manetta fa finire la partita prima. C'è anche questa specie di manipolazione appunto dei tempi che ho trovato comunque piuttosto interessante. Quindi il gioco è diviso sostanzialmente in due parti e, ripeto, Knizia è riuscito a trovare un ottimo bilanciamento tra l'engagement dei giocatori, cioè tra quanto tu devi pensare e quanto ti coinvolge ogni singola fase, anche se non sei il capitano. Per cui c'è il momento in cui dovete pensare a quale gattino è meglio piazzare nell'astronave a seconda della posizione che andrete a occupare nella nave stessa. C'è anche il mitico sabotatore che quando scende dalla nave si ruba un dado e quindi mette i bastoni fra le ruote alla continuazione della missione. Ci sono ruoli che invece sono molto più vantaggiosi se piazzati nelle prime una o due posizioni. Ci sono ruoli che invece vanno meglio in fondo, tipo il sabotatore. Però potete anche sorprendere i vostri avversari con mosse un po' strane, perché avete deciso di scendere in una determinata location, magari molto semplice da raggiungere perché si trova all'inizio della track, e quindi potete in qualche modo anche da capitano mettere i bastoni fra le ruote alla vostra crew. È chiaro che poi appunto voi vedete tutto quello che mettono quelli prima di voi e quindi il gioco si complica e le tattiche assumono, come dire, variazioni e si modificano man mano che vedete gli altri giocatori piazzare i gattini. È molto molto divertente questa prima fase, in realtà, che sembra quella più noiosa. E poi c'è la fase di push your luck, in cui si va dentro e si tirano i dadi e si cerca di vedere dove si va e si cerca di capire quali sono le mosse più convenienti per finire in una certa location che volete. Magari dovete per forza andare in quel pianeta lì per acquisire la maggioranza, sapete che dovete convincere il capitano a spingere forte, oppure potete, non so, cercare di manipolare il gioco dicendo scendi, cioè c'è una sorta di trash talk, una sorta di tentativo di influenzare, oppure si può bluffare con questa cosa bellissima in cui si incoraggia tantissimo a proseguire, poi si scende all'ultimo momento quando tocca a te chiamare, dice, ma chi scende qua? No, io no, e dice, io scendo, ma come, fino adesso? E tutte queste gag incredibili che nascono appunto durante il gameplay. La conta dei punti è semplicissima, per cui non ci sono cose nascoste, moltiplicatori strani alla fine della partita, è tutto molto plain, il conteggio dei punti è piuttosto veloce, si vince anche con 19 punti a questo gioco qua, per cui non, capite bene che non dovete prendere la calcolatrice per fare i conti a fine partita. Il gioco è un family per divertirsi e per stare insieme interagendo in maniera intelligente con gli altri giocatori al tavolo. Non pretende di essere un gioco, non so, dalla raffinata calcolo delle probabilità e della meccanica come Ra, per esempio, per stare sul buon dottor Knizia. È un gioco che però in quello che fa eccelle, cioè ha una sua idea, ha un meccanismo che è quello del push your luck ripulito e secondo me portato alla quasi perfezione formale da Rainer Knizia, che è riuscito a concepire appunto questo fatto di procedere nella track e di darvi la possibilità di scommettere le vostre chance e di darvi comunque
la scelta interessante ogni volta che l'astronave avanza a seguito di un tiro di dadi. Ogni singolo tiro di dado ha un'implicazione possibile per voi da valutare. Questa è la cosa bella. Non è una semplice corsa alla fine del tabellone, ma è un percorso che va interpretato di volta in volta, e quasi sempre il più bravo vince con un pizzichino di fortuna, ovviamente ci vuole sempre, però chi riesce a leggere la composizione della crew, chi riesce a leggere le probabilità di proseguire in maniera più o meno veloce sulla track, è quasi sempre quello che vincerà. Le botte di culo, tra virgolette, ci sono, ma sono abbastanza poche, piuttosto rare. E detto questo, siccome siete tutti insieme nell'astronave, in realtà non esistono le vere botte di culo. Cioè, esiste quella volta dove, fatalità, la nave si ferma in quella posizione, ma la maggior parte delle volte c'è qualcuno prima di voi che scende, ok? Quindi, e vi occupa il posto e voi non potete scendere, dovete continuare. Per cui abbiamo un flusso di gioco che sì, è influenzato dalla fortuna, ma in maniera veramente, come dire, tangente a quello che è il vero e proprio gameplay. Cioè, succedono cose e voi dovete semplicemente interpretare la realtà, essere i più bravi e puntuali nel farlo. C'è stata una volta durante la DBCon in cui ho mancato la discesa dicendo no dai andiamo avanti, e non ho visto quello che sarebbe successo se fossi sceso, e mi sono giocato la vittoria. I miei punti sarebbero stati molti di più se fossi sceso rispetto a se avessi puntato ad arrivare in fondo alla track, perché bovinamente non ho letto la situazione in quel momento lì. E quindi il gioco vi tiene lì, e sì, c'è il trash talk, le urla, gli strepiti, i dadi, eccetera, però alla fine bisogna stare sul pezzo, e questa è una delle qualità più interessanti del gioco, che pur offrendo un'esperienza puramente family, comunque vi tiene sul pezzo, e con gran ritmo, perché si continuano a tirare i dadi, anche se scendete, comunque poi il turno dura pochissimo, per cui rimanete fuori dal gioco veramente un minuto, due, tre tiri di dado, poi o la nave esplode, oppure tutti scendono e si riparte. Per cui si continuano a succedere cose e continuano a, come dire, il gioco continua a fornirvi dei piccoli problemini da spacchettare, da risolvere a seconda di quello che sta succedendo. Molto tattico, sì, ovviamente bisogna leggere costantemente una situazione che si evolve costantemente. E questa è la qualità maggiore di Astrocazzen. I pareri sono stati molto molto positivi alla DBCon. Chiaramente voi potreste dirmi, Jack, ma chiaramente questi giocavano con voi in un ambiente super favorevole a questo tipo di giochi. Io dico sì, appunto, l'ambiente super favorevole a questo tipo di giochi, però l'abbiamo creato noi, perché il contesto era nostro, quindi noi chiaramente durante la DBCon creiamo un contesto adatto a un certo tipo di giochi. E credo che questo sia stato veramente un gran colpo. Ringrazio ancora Roberto per avermelo fatto scoprire, e anche Pippo Riva a modo suo, che continuava a prendermi in giro. Io pensavo fosse una gag, invece di Astrocazzen era veramente il titolo del gioco. Ci siamo molto divertiti. Se avete voglia nel 2024 di questo tipo di esperienza, che spero di avervi descritto abbastanza nel dettaglio, con questo gioco andate sul sicuro, anche se l'edizione tedesca, anzi, fa anche più ridere la copertina sul titolo. E rieccoci di nuovo, siamo qui per la penultima volta quest'anno a salutarvi. Abbiamo dato tutto anche questa settimana. Ci vediamo al gioco dell'anno. Ci vediamo letteralmente in diretta, al gioco dell'anno, alle 20 in punto il 21 di dicembre, che è ovviamente è un giovedì. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac. Uno da Ale. Grazie a tutti amici e amiche, e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria
si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Chi mai potrà? Stella dell'Orsa Maggiore, stella su